Difensori, buongiorno. Ad Aprea nominiamo d'ufficio l'avvocato Pasquale Ruggiero. Allora chiamiamo Romano. Si procede all'interrogatorio di Romano. Prego. Romano. Prenotatissimo. Oh, vediamo gli assenti presenti, naturalmente avete già visto tutto. C'era Saitta in sostituzione dell'avvocato Rossi. Russo. Riccio ha chiesto di rinunciato a comparire. Romano Vincenzo, il D13. E poi anche 7C. C10. Sì, C10. Vabbè. Sì, e questo è quello dei più malavrati. Dunque, Romano Vincenzo ha due imputazioni a suo carico, perché era imputato anche dell'omicidio Pelosi, ma è stato prosciolto per non aver commesso il fatto. È imputato in particolare di avere commesso l'omicidio Barone, che è quel venditore di giubbotti che fu sparato mentre stava insieme a una cliente che rimase ferita a un braccio, e poi è con Riccio come mandante, e poi è imputato di aver concorso con Riccio Argentato, Ilardi di Dato e Gentile di Leva al triplice omicidio Cerqua, Ciccarelli, Cacace, quelle tre persone che uscivano verosimilmente dalla villa dei Vollore e che comunque si trovavano a transitare nella via Cardano di Portici e che furono sparati all'interno della macchina. In particolare Romano, poi, è quella persona che sarebbe rimasta accidentalmente ferito alla gola e che si sarebbe fatto curare privatamente o presso la clinica Lourdes o presso la clinica più vicina e verosimilmente, secondo l'accusa, dal dottor Liguori, che era direttore della clinica Lourdes. Romano si è sempre protestato innocente e ha reso tre interrogatori, uno il 12 novembre 85, uno il 2 dicembre 85 e uno il 3 marzo 1987. Voi confermate, siete innocente, confermate gli interrogatori già resi, dei quali ricevo lettura. Adesso ve li leggo pure e poi facciamo qualche domanda e vediamo se ci sono. Ma non è caso, signor Presidente. Prego? Non è manco il caso. Voi vi ricordate di quello che avete detto? Oh, io volevo sapere una cosa allora da voi, o perlomeno alcune cose. Innanzitutto, se conoscete Vicenze Paglietta o tale Cozzolino, se conoscevate questo Vincenzo Cozzolino. È un uomo nuovo, questo riguarda l'omicidio Barone. Sì, riguarda l'omicidio Barone, perché sì. Per l'omicidio Barone è stato accusato di averlo commesso in maniera equivoca, è stato accusato, tanto è vero che poi sono stati assolti due, o con Vicenze Paglietta, alias Cozzolino, o addirittura si era fatto un altro nome pure per questo Vicenze Paglietta, e poi con Esposito Salvatore detto Capaianca. Questo lo conoscete, Esposito Salvatore Capaianca? No, signor Presidente, riguardo all'omicidio Barone, scusi, meno capito la voce, no, giusto? Sì, senz'altro, ma siccome io volevo sapere innanzitutto se conoscevate questo Esposito Salvatore detto Capaianca. Nel corso della galera può darsi pure che l'ha potuto incontrare. Ma allora non lo conoscevate? No, ma all'epoca assolutamente. Riguardo Barone, la macchinazione nei miei confronti è talmente grossa, no? È più grossa di quest'aula, ma molto più grande di questa, la macchinazione. E allora, scusate la parola, no? Io la dico in buona fede, però, una parola. Hanno potuto far fessa il giudice Manguso, hanno potuto far fessa il giudice Izzi, ma certamente non collegge con molte persone. La macchinazione è talmente rossa, no? Che è enorme, se vero. Ah, ma perché? Fatemi capire perché. Ma scusate, se fanno i nomi certi cristiani, poi se levano accesti cristiani, se mettono mie, insomma, è come se hanno affrontato i processi. Se il processo affrontava così. Non lo so, io appunto, volevo sapere se voi mi volete dire guardate qualche poi, elemento io per dimostrare. Un giorno leggendo qualche straccio di processo, qualche straccio di dichiarazione, sempre riguardo il Barone, si diceva che io ero stato sparato molti anni fa da un certo Michele Bandita di San Sebastiano,
Ma forse gli accusatori vorrebbero dire vicino in suo bandito. Si dovrebbe chiedere. Perché se è tale, perché c'è stato uno che chiamano bandito. Si chiama Vicenza e siamo amici, siamo vogliono una piccerina, ce la facciamo sì. Abitiamo vicino, a breve distanza. Comunque voglio sapere una cosa, voi avete appartenuto o non avete appartenuto alla nuova camorra organizzata? Ma no, assolutamente, questo è un processo, signor Presidente. Perché qua dicono che è incarnato, dice che è stato legalizzato proprio a casa vostra. Ma chi lo fanno a comprare i morti a mezza casa, scusate l'espressione. E con l'argentata avete mai avuto rapporti? No, assolutamente. E com'è che spiegate il fatto che stavate nell'elenco Casillo, in quel famoso elenco Casillo ci stavate allora, pure allora, voi? Allora, signor Presidente, se quel processo dell'associazione si sarebbe fatto adesso, ma io certamente deve essere prosciolto. Io deve essere prosciolto sicuramente, perché quel processo poi insomma è maturato in un clima, non hanno sentito niente. Sono venuti i carabinieri addirittura al carcere di Salerno. Ma comunque nell'elenco Casillo, com'è che stavate nell'elenco Casillo voi? No, quello è Romano Vincenzo dell'elenco Casillo. Che non siete voi? È un ma no, assolutamente. Scusa, a casa mi pigliano contadino, no. Ma voi siete stato condannato definitivamente per il processo della nuova camorra? Pensi che sarà stata fatta anche la Cassazione. Casa mi pigliano contadino o stiamo facendo a diventare camorrista? Comunque Incarnato racconta di avere saputo proprio da voi che avevate partecipato all'omicidio. Dice che siete stato proprio voi a parlare con lui, a raccontargli di aver fatto questo omicidio. Allora, signor Presidente, io ripeto, una persona o due si possono convincere a dire è stato chi, è stato chi, se noi pensiamo a Incarnato, nell'omicidio Peloso risulta quell'omicidio di Ciro Canale. Ciccio Canale. Incarnato aiuta la corte d'assise dai colleghi fossero a Roma quando tale Cinquantonio stava facendo un processo, quel processo, e dice no, quello è pure Romano, è partecipante materiale a questo omicidio. Io stavo in carcere da circa un mese, se ci prolungammo un po' a queste bucine. Va bene. Per quanto si tratta del processo Cerqua, perché vi siete rifiutato di spiegare come avevate fatto la ferita? Signor Presidente, passa il tempo, no? Maturano delle situazioni e vi spiego subito. Anni fa io ebbi una discussione con Nuzzo Nicola perché a massa di somma, non so se lei lo sa, ci sono dei territori che è scoppiato Vesuvio, sono rimasta a lava, no? Quelli vengono definiti suoli demaniali. E allora molta gente si è fatta a casa, l'angoppo là, ma molta gente. Se non che verso il 75-76, sicuramente dopo 75, perché ha già fornito i fuochi militari, quindi è una cosa che si ricorda bene. Dopo il 75, io, da Simone Achille, da Simone Tommaso, Finiello Gabriele, e non ricordo se c'era anche questo Vincenzo Banditi che io vi ho accennato poc'anzi, la verità, noi siamo un paese, no? Avremmo mi occupo solo uno, avremmo mi occupo solo una notte. E abbiamo trovato una piazza di sole, cioè andando una piazza di lava. E proprio di un certo bocca russo Vincenzo. Questo qua non ci ha nemmeno visto. È venuto a segnalare la cosa ai carabinieri, se non addirittura ci ha denunciato. Non ricordo bene. Fatto sta che dopo un mese, due mesi, allora il servizio doveva dire carabinieri e noi facevamo il corso nostro. Dice a Robbio mio, sì, ma tu qua non ci dico niente, che stia a lava. E allora che è successo? Che dopo due o tre mesi io mi sento chiamare da tale Felice Gammella e Sannino Antonio di Pollena. Dice vici, dato che noi conosciamo bene la famiglia Gammella, perché i nostri genitori, che i loro, diciamo, sono cresciuti assieme, sono dello stesso paese, infatti mio padre è di Pollena. Dice, ci sarebbe un mio amico, dice un tale Nuzzo, dice Nicola Carusiello. Racera, dice, dovresti parlare. La verità, io stavo mangiando. Dice, 10 minuti a stungare a casa vostra, dimmi che fornisci di mangiare, e vengo. E vado là e trovo Nicola Nuzzo. No certo Giannone, mi ricordo sia no, ci stava Felice Gammello, o fratello Mario. O padre, un certo Leopoldo Oliviero di Ercolano, lo conosco questo di Ercolano perché è una sorella che abita proprio vicino a casa mia, dice
Dice, lo presento a Nicola, ricetta sto qua, mi devono trovare. Dice, invece, volesse sapere poco quella situazione, sto suolo, sto certo Boccaruso. Non lo so chi è che l'abbia chiamata Nicola Carusiello, non lo so. Ma pensa senz'altro a Boccaruso, o figlio, insomma. Dice, Nicola, guardate, datesi che non sto solamente in coppa a quella cosa, c'è sta chiesto. Dice, tia, volesse almeno piacere, o tempi di consultarmi almeno con una di quelle, perché vado a solo che piglia una decisione, che lì là non sono d'accordo, oppure... Dice, vabbè, ci potremmo pure avere più tardi. Questa era la prima sera, diciamo, l'incontro che fece Gammella è venuto a casa mia. Comunque, vado in paese, me ne torno in paese e dopo una mezz'oretta, un'oretta, non trovando a casa uno, no, incontrai De Simone Achille. Dice, c'è da chi sta Nicola Carusiello, non c'è. Che ci vuole parlare, dice, là, o su, la malassana, la malassana. Dice, con me. De Simone dice, no, io conosco io a Nicola chi è. Dice, sì, vabbè, ma... Comunque, e ci vedemmo giù agli chalet. Stanno a zona di San Sebastiano, no? Che stanno 4-5 chalet, una piazza, no? Ci vedemmo là. Con mia grande meraviglia, o perché De Simone sentiva paura di Nuzzo, perché sapeva Nuzzo ieri, o perché... Per dire che De Simone non partecipava, diciamo, questa cosa era nostra. In sé in quella maniera, senza salutare e senza niente. Allora perché vi ho detto passa del tempo? Fare il nome di Nuzio Nicola, per esempio, al primo interrogatorio, signor Presidente, ma secondo me, no, io ci metto la mano un colpo fuoco, poteva dire anche morire in carcere. Perché poi ho fai il colpo di pistola, non ci siamo arrivati. E ve lo spiego, e mo ci arriviamo. Sì, mi erano 2 minuti e io mi ci arrivo. Che cosa è successo? Allora mi sono rimasto male con Nicola. Non ha già salutato e me ne giù. Con De Simone Achille sono passato una certa periodo di tempo, non ci salutavo mai più. Sempre per stazione che si è fatto, il tuo partecipo a Achille, no, per nulla. Dopo 2 o 3 anni, a scordata, mentre stavo in da macchina ferma via San Sebastiano, una 500, vedevano io una, era sera tardo lì, vedevano io una, e mi spavano, mi metto in mano in faccia, mi bocca un coppo di cicciolini, non so, e non so più niente. E ma chi era questo che aveva sparato? Ma non lo conosco. Non lo conosco. Non c'è secco tutto sto fatto in Uzzo. E perciò va zitto, succede, e non ha avuto nessuna discussione delicata più con nessuno. Quindi pensate voi che è stato Uzzo. Ma se, quella è la discussione, poi queste sono valutazioni che le fate voi. Ti guarda il medico, è un mio amico del Cardarella, è un mio amico Cardarella, signor Presidente, che io, se voi mi date la parola che non l'arrestate, no, io non me ve lo faccio. Ma è mio, perché l'ha già arrestato? A me che me ne va. Allora io il nome non me ve lo faccio. Il dottore è il dottor Giovanni Angelini, fa servizi al pronto soccorso del Cardarella. O è aiuto alla chirurgia d'urgenza, ci fanno così chiesto. Poi, signor e Presidente... E dove abita questo dottor Angelino? E sarà Ruomar, e che lì sono Ruomar. Comunque sarà. Sta sempre al Cardarelli adesso. Sì, sì, quello che mi risulta, sì. Allora vediamo, il dottor... Giovanni Angelini. Giovanni Angelillo. Angelino. Comunque... Che è chirurgo. Aiuto chirurgo pronto soccorso, sì. Comunque quella cosa dell'ospedale Cardarelli. Signor Presidente, ha ferito al collo, no? Il medico stesso un po' dopo il fatto che mi accuseva, mani hanno qua, diciamo, mantenendo, dice, ma voi tenete la botta a rinda qua? Dice, dottore, ma sicuro, ma che state dicendo? Dice, no, voi tenete la botta a rinda. Dice, guardate che le si attende sotto i dedi qua, vedi? E infatti, Presidente, io tengo un'apertura qua, che poi stesso il dottore, dopo 15-20 giorni, non più di una ventina di giorni, mi ha estratto anche il proiettile. Ma questo dove l'ha fatto? A casa o in ospedale? La prima ferita qui mi ha cucito in una casa che lui mi aveva dato appuntamento fuori ad tangenziale, ma portato qui, era di sera, no, non è che io non so indicare il posto, però certamente è una casa precisa, non la posso indicare. La seconda me l'ha fatta o primo o secondo piano di Cardarella e chi dura parte in Danucci Cabossina. Dice, vici, poi un giorno vieni, dice, io ti faccio, tu levi,
Ma perché poi tutto questo mistero? Se voi eravate stato sparato, perché tutto questo mistero? No, è proprio l'uomo proiettile. No, ma dico, perché non si chiudono da un ospedale regolare, che avete fatto tutta questa cosa? Ma io sono stato sparato anche un'altra volta, signor Presidente, manco ci sono stato ospedale. E perché? Ma vogliamo condannare l'idea mia? Io non voglio condannare, voglio sapere perché. Non sì, Presidente, io preferivo o non essere arrestato per favoreggiamento. Ho capito. Siete stato sparato, sì. È vero che vi è venuto a trovare a casa Incarnato? Voi Incarnato lo conoscevate? Signor Presidente, Incarnato lo conosco dal febbraio-marzo 83, sì, febbraio-marzo 83. E questa ferita quando ve la siete fatta? Questa qui è il 79. E vi ricordate il mese? No, questa qui... No, che la ferita alla gola, questa ferita alla gola di cui stiamo parlando, che va curato quest'angelino. Sì, questa alla gola? Nel 79, io escludo anche nel 78, perché ho detto 78-79 perché non volevo creare una confusione, per cominciare a essere più preciso. Nel 79 escludo i giorni di Natale, perché se uno si indossa che è una festa, sa, ricordo, no? Dunque, allora mettiamo escludo che la ferita... anche il mese di ottobre, anche il mese di ottobre, Presidente, perché io mi interesso... Della... Comunque verso la fine del 79. Ma novembre o gennaio febbraio, non dobbiamo andare. Novembre 79 o gennaio febbraio 80. Perché ottobre io sto impegnato, settembre-ottobre sto impegnato che con una lavorazione di uva da vino e mi viene impegnato settembre-ottobre. Quindi escludo anche ottobre. Vabbè. Era una sera tarda, facevo freddo, stavo prendendo la macchina e mi hanno sparato. Per quanto riguarda, signor Presidente, io ho una discoteca con Russo Nicola, che abita proprio vicino a dei Carabinieri, al via Margherita, via la Margherita. Il 24 dicembre io sono stato aperto la discoteca, noi cominciavamo a aprire verso le 5, però io mi avviavo sempre che la mezz'oretta, quell'oretta prima per mettere in ordine un po' la cosa e incominciare a lavorare. Ma non so quanto è importante la mia presenza lì, dopo ho letto dai rapporti verso le 12, le 13, verso le 14, le 15. Questo io dopo un'ora sto in la discoteca, aggiunto un coppa da Russo Nicola, il mio socio, ma ci pigliate ciao e aggiunto la puta discoteca. Va bene. Scusate, Incarnato, volete mettervi vicino a un microfono e il Presidente dispone un confronto tra Incarnato e Romano. Sedetevi accanto a un microfono che funziona. Voi avete detto, se ricordo bene, che il fatto che Romano ha partecipato a questo omicidio lo avete saputo direttamente da lui. Lui ve l'ha raccontato di questo fatto. Voi lo confermate? Sì, sì. Confermate? Sì, sì. E voi confermate tutto. Voi confermate pure che da mia vita ha preso che Ciccio Canale l'aveva sparato. Voi confermate tutto, no? Ciccio Canale sto carcerato. Volevo parlare... Aspetta. Prego. Volevo parlare di omicidio qua o volevo parlare di Ciccio Canale? No, Ciccio Canale non me ne importa. No, noi ne parliamo proprio. Volevo parlare di omicidio qua? Sì. Ah. Tu sei stato assieme a chi là ha partecipato all'omicidio farà a Ville Voler. Che so dici tu? Sono stato a casa tua e sei stato curato a casa tua. Chi è? Tu. Io sono stato curato a casa tua. A casa tua. Ma se posso sapere, la clinica, a casa tua, quella poco più avanti. Non meno, parla prima tu, parla prima tu, vabbè, parla prima tu. L'altra clinica. L'altra clinica. Casi state portando quando si state sparate la clinica, questo non lo sa. Lui non ha detto che sono stato curato. Io quando sono venuto a casa tua, ti ho già trovato a casa tua e si è rindolito. E la moglie ti ha fatto pure la bordella, ma ti scusate che la moglie ti ha cacciato i braccia in la casa. Un non le fa sa. Ma sentiamo a me, io roppo un'ora, no, io roppo un'ora. Stiva in da discoteca. Roppo un'ora a chi? Roppo un'ora. Dopo qualcuno, ma dopo un'ora del giorno in cui è successo, ma lui dice che va visto ferito, che va visto a casa. Ma quel... Sto parlando di Cerqua, Ciccarella e compagni. Ciccarella e compagni, sì. Io alle 4, le 4 e un quarto, come pure alle 4 e un quarto, mi incominciava ad avviare alla discoteca, mi chiamava la chiave un po' perché dovevamo lavorare, perché sono le feste, no? Che le feste di Natale, primo d'anno, capodanno, Epifani, sono i giornati che si faticano un po' più.
Che stiamo dicendo? Dica, non è di. Che stiamo dicendo? Che a Roma non ci deve un giubbino di presidente. E noi, questo è impossibile. Che sia un discorso? Dici. Ma voi avete... No, lui non l'ha trovato dopo un'ora, questo c'è un consiglio. No, questo sta dicendo. Lui ha detto non dopo un'ora, ha detto che l'è andata a trovare a casa, ma non dopo un'ora. Quanto tempo dopo che era stato ferito lo siete andato a trovare a casa? Signor Presidente, io quasi tutte le sere ci riuniamo io, Imperatrice, Argentato, Rich, e quasi una sera sì e una sera no, andavamo a casa di Vincenzo per vedere come se la passava. Perché il suo stato stava molto, molto giù. Molto, molto, molto giù, che significa? Molto giù, molto male. Molto ho fatto un proiettile che pigliasse qua. Ho fatto un proiettile che pigliasse. Questo è tutto. Scusa. Questo è tutto. Ma questo è tutto, che no. Cosa? Che tu mi hai partecipato all'omicidio, farà mille volte. No, no, tu stai dicendo, dica non è di. Io ti dimostro. Ma si è... Ma io ti dimostro, no, come venne Russo Nicola. Vici! E ti venne a dire che lo sto dicendo, sai perché? Ma perché io tutto registrato. Vici, dimostro che quello che vuoi tu, Presidente, sto dicendo quello che sta ci è quello che è la verità. Io dimostro che quello che sta ci è quello che è la verità. No, la verità. Fuori a mille volte, li tacciso voi a chi li tre. Li tacciso voi, li tacciso tre. Vogliamo... Sentimi a me, sentimi a me. Che io, che io ho già deciso che tu non eri portato a fare determinate cose, che sia la verità. Cioè, tu eri una persona che non eri portato a fare determinate cose. Ma nel momento che tu hai trasferito in Dagamore, eri un killer, come me, come Ricci e come Imperatrice. E basta. No, poi non ha fatto l'omicidio di Cicci Canale, perché tu hai fatto né 10 omicidi, certamente io 10 omicidi, no, non mi pare di dire perché vince con sì, tutti chi vicino. Vabbè, ma basta così, tutti chi a questo punto si interrompe il confronto. Sì, rimandatelo là. Lo fa comodo, l'omicidio li mi ha fatti Imperatrice a Ricci, no? Certamente. Romano, incarnato, basta, no, non mi riguarda più. Questo lo devi sapere tu se l'hai fatto, tu Imperatrice a Ricci. Io non sto dicendo questo, assolutamente. Ho detto basta! Ma che stai dicendo? Ma che stai accucciando? Sentite, prendetelo e portatelo là. Ci sono altre domande? Sì, facete venire. Questa fate denuncia al pubblico ministero. Mi ha detto minacciata in decabbio. Ci sono domande? E non ci denunziavo là per là. Ci sono domande? I carabinieri non hanno sentito niente. Portatelo dentro, passate. Se pure a memoria dei carabinieri, cioè a memoria, pure i carabinieri. Romano, pure i carabinieri, lui dice che sono bucciati come buio. Il vostro soprannome qual è? O Furnaro. Vabbè. Presidente, volevo fare solo una domanda, un'informazione. Volevo sapere se è attualmente coimputato con Cutolo Raffaele ed altri nel processo a carico relativo all'omicidio Pasquale Cappuccio, se si tratta della stessa persona. Voi siete imputato voi? No, assolutamente, no. Signor procuratore. Vabbè. No, assolutamente. Potete andare. Sì. Un momento, sì. Sì. Tutti, certo, ma Russo Nicola dove abita? O via o viale Margherita, 1-2, perché là inizia la strada. Di dove sta? Viale Margherita dove? San Sebastiano al Vesuvio. Di origine di San Giuseppe, di San Sebastiano, abita a San Sebastiano al Vesuvio da molti anni. Allora il difensore dell'imputato chiede che siano sentiti come testi. Il dottor, abbiamo detto che si chiamava? Giovanni Angelini o Angelino ed il socio è l'ex socio o è ancora socio vostro nella gestione di questo Russo? No, poi nell'81 ho dovuto lasciare perché è l'ex socio dell'imputato nella gestione della discoteca Russo Nicola 1 o 2 di San Sebastiano al Vesuvio. Confine proprio con la caserma dei carabinieri. Accanto alla caserma dei carabinieri. Il pubblico ministero non si oppone, la Corte dispone la citazione dei due testimoni
per l'udienza del, mi pare che noi abbiamo fatto il 13 per sentire. Sì, di San Sebastiano. Sì, sì. No, questa volta la busta non la facciamo. La facciamo dopo magari, che mettiamo a fare le buste pure una cosa. No, no, hai ragione. Fai bene. 13, gli altri testi che ho stabilito con quell'ordinanza, va bene. Potete andare. Presidente, abbiamo registrato la frase a fare il nome di Nuzio Nicola al primo interrogatorio, potevo morire in carcere. Di Nuzio Nicola? E allora la scriviamo. Penso di sì, certamente registrato. No, registrato in verbale, chiedo scusa. Sì, venite avanti. Diciamo che ha spiegato la spiegazione della ferita, l'ho data solo ora, perché fare allora il nome di Nuzio Nicola avrebbe potuto significare morire in carcere. Devo dire, no, mi dimenticavo, che alla discoteca veniva frequentata anche dal figlio, da un figlio di Vollero, perché abitano a 100 metri con la villa, il loro figlio Pietro. Gli altri che figurano nel processo io non li conosco. Pietro Vollero, sì, o te Pietro Vollero, un giovane di 20-22 anni. Gli altri che figurano nel rinvio a giudizio non li conosco, e neanche il padre. Va bene. Buongiorno. Allora, chi c'era ancora? Mi sembra che c'era Argentato. Allora fatemi venire Argentato. State cominciando a fare una specie di programma di discussione, sì? Perché è bene che ne parliamo, stabiliamo dei giorni, voglio dare un po' di pausa per vedere copie, cose eccetera, e poi è meglio che lo cominciamo a fare. Sì. Che lei potesse dare ordine alla fine della fase predibattimentale di trascrivere completamente tutto quello che viene registrato, perché c'è una impossibilità a ricavare dagli atti, caro dal avvocato, verbale. Io proprio questo sto cercando di fare. Noi abbiamo due signorine che stanno lavorando moltissimo, già hanno finito di trascrivere Strazzeri, stanno trascrivendo Riccio. Noi abbiamo i mezzi che abbiamo, io ho fatto tutto quello che potevo. Noi ci rendiamo conto. Ho disposto la trascrizione proprio per avere la fedele riproduzione di tutto. Grazie, Presidente. Vi dirò che io pregherò le due trascrittrici, le ausiliarie, di fare il più presto possibile e cercherò di darvi un intervallo di tempo per poter vedere. Grazie, Presidente. Ma perciò è importantissimo che noi ci vediamo e ci sentiamo prima. Per stabilire un calendario di udienza, perché se come al solito ci troviamo all'ultimo nell'anarchia più completa, e allora poi viene fuori un pasticcio. Perciò vi prego, non ve ne andate alla spicciolata, oppure venite anche alla prossima udienza e finiamo e cerchiamo di fare un programma di discussione. Va bene, Presidente, grazie. Prego, Argentato. Buongiorno. Buongiorno, Argentato, io sono l'avvocato Senese che è qui presente. Dunque. Argentato è imputato di parecchi reati. Argentato è stato detto di soprannome Popone, mi sembra, il vostro soprannome è Popone. È imputato innanzitutto dell'omicidio Petrone, che avrebbe commesso con Incarnato e D'Alessandro, e questo è quel dirigente della squadra Campania che uscì Che cos'è? Poi ne parliamo. Poi dopo, che è un po' lungo. Se lei per la bontà mi dà un po' di tempo per farmi spiegare, per certo, costruire tutta la mia vita, perché è un po' difficile. Beh, se vita, lei attentamente tutta mi, la vita no, mi dà parlare, reati, certamente. Cioè, perché sono solo in galera per accuse di questi signori venditi. Oh, dunque è stato accusato, come abbiamo visto, da Riccio e da Incarnato, e avrebbe partecipato a questo omicidio, che sarebbe partito poi non come omicidio, ma come tentativo di rapina, secondo il racconto di Riccio. Poi è accusato di avere partecipato insieme a Riccio, Romano, Ilardi, Didati e Gentile di Leva a questo omicidio di cui abbiamo parlato prima con l'altro. Io sto facendo un riassunto, poi lo interroghiamo, io non lo sto interrogando ancora, sto spiegando di che cosa deve rispondere. E cioè di aver partecipato a quel reato fuori alla villa dei Vollaro di cui abbiamo parlato adesso. Poi è accusato di avere concorso con Schisa
nel ferimento della Capozzi al letto di casa sua e con Imperatrice, Incarnato e Gammone Otodisco, i quali però sono venuti fuori dalla cosa perché sono stati assolti per insufficienza di prove, mi pare, all'uccisione della Capozzi in una campagna solitaria dove Todisco o Gammone l'avrebbero attirata con la scusa, con il pretesto di andare a fare l'amore. Sarebbe poi è accusato ancora di aver concorso con un certo Ponticelli Gianfranco, il quale però è stato prosciolto per insufficienza di prove su mandato di Riccio, nell'omicidio di Mancinelli, che sarebbe quel dipendente del camionista di Giacomo, dipendente o aspirante dipendente, la cosa non è chiara, che sarebbe stato sparato e ferito insieme al ragazzo dell'autoradio, dell'elettrauto, mentre stavano sostituendo un autoradio nell'autocarro. Infine sarebbe imputato dell'omicidio Pelosi, che anche questo sarebbe stato commesso con Romano e con Cozzolino o Cozzuto, ma che non si capisce bene questo Cozzolino o Cozzuto chi sia. In ogni caso è morto, quindi potrebbe essere questo Cozzuto. Queste sono le imputazioni. Per quanto riguarda la descrizione, innanzitutto si dà, alzatevi un momento, voi quanto siete alto? Domanda di solo, sono alto 1,72 m, si dà alto, che è argentato, ha un fisico piuttosto snello, non si può dire né snello, non so se mi potete descrivere, aiutare, un fisico normale, né grasso né magro, media corporatura. Sì, potete sedere, alto circa 1,72 m. Allora, per quanto riguarda l'omicidio Petrone, voi volete essere interrogato omicidio per omicidio e rispondere omicidio per omicidio? Sì, signor Presidente, che si tratta della mia vita, che voi vi dovete convincere della mia estraneità, come si sono convinti altrettanto 8 corte d'assise che mi hanno assolto ben 8 omicidi, sempre da un'accusa precisa. Pentito Riccio e pentito Incarnato, cioè vi dovete che mi accusano solo perché non so il motivo, che poi ve lo spiego man mano, se lei mi dà il tempo di pazienzare un po', di farmi esprimere tutta la mia estraneità e originalità, proprio la sincerità che come parlo dinanzi a questa corte, che sono veramente innocente. Se tutti mi volete fare le domande, fatemi le domande e io vi parlo proprio umanamente, ingenuamente. Innanzitutto vorrei sapere una cosa, se voi conoscevate questo Incarnato Antonio? Riguardo delle mie dichiarazioni che ho fatto, ovviamente c'è qualcosa che non ho detto qualche cosa di preciso, perché quando sono stato interrogato signor Presidente, non stavo in condizione di potermi esprimere e di rammentare tutto, ma adesso che ho ripreso la mia conoscenza, perché vari magistrati di corte di assise mi stanno assolvendo, stanno vedendo la mia estraneità e la loro calunnità. Quando sono stato interrogato, ero 35 kg, Presidente, perché tutti questi omicidi che ho avuto mi hanno depresso, perché io amo la mia famiglia e i miei figli come non amano loro. E vogliono imbancare le persone ingiustamente. Ecco, ho le foto, 35-36 kg, Presidente, mi sembra uno del terzo mondo, ecco. Avete avuto un'operazione, mi pare, no? No, mentalmente, che non sopportavo questi signori, che cioè depressivamente, che non sopportavo. Non ho niente, è questa imbancatura che mi danno questi qua, che non sopporto, non ho sopportato. Quindi dice, adesso perché vi avete di me? E mi sono rimesso perché i giudici sono sciuro. Sedete. Sapere, voi Incarnato, è vero che avete battezzato il figlio di Incarnato? E come? Mica lo nega. No, perché voi l'avete negato a suo tempo. No, vi sto dicendo, ho negato perché ero in quelle condizioni che non sapevo quello che dicevo, mi dovete comprendere allo stato che io ero. E perciò vi ho detto, se ho detto qualche bugia, adesso voi vagliate se la dico adesso o l'ho detto all'epoca. Ho fatto il battesimo, come? Non ho fatto il battesimo, però se volete sapere il battesimo come è nato, ve lo spiego. Io avevo la pizzeria e il bar, voi siete state, cioè la vostra giustizia, voi già mi avete assolto il 77 per omicidio,
voi, Roberto, dottor Roberto Daì, l'argentario, che era imputato per omicidio. Dopo 3 mesi sono uscito grazie alla vostra giustizia, che mi hanno preso dalla pizzeria, dove ho mostrato le foto. Dalla pizzeria sono uscito. Ma chi era che l'uagliolo sparato con l'esposito, il figlio? E voi mi avete cacciato, la vostra giustizia, perché ovviamente io ho detto che ci ho dato la pistola, ma non ammazzate, per l'amor di Dio. Perché questo popone le è sempre piaciuta la pistola, cioè fare quelle cosette, i sigarette, queste, ecco lì, popone, poi pizzerie, cose che ho tutte foto. Ma da pizzaiolo, mi nomina a me come pizzaiolo, ma non come boss e super boss, perché io non posseggo nulla, non posseggo né terriere, né ville, né, non posseggo nulla, signor Presidente. Ma voi dove abitavate? A Via degli Astronauti, a San Sebastiano al Vesuvio? No, aspettate, signor Presidente, io abitavo 75 al 76, sono abitato a Barra, signor Presidente, a Barra, dove è stato commesso l'omicidio Petrone, a Barra, abitavo a 200 metri dal luogo dell'omicidio. Poi dopo l'omicidio Petrone è stato ucciso, dove io c'avevo pizzerie e bar Giusi, mia figlia attaccata, e tutta Rione Villa abita tutta la mia famiglia. Cioè, io sono conosciuto come un personaggio pizzaiolo e barrista, e ho tutte le foto documentate, vedete? Questo è l'omicidio per lui. Qui abito tutti in Rioneville, tutta la mia famiglia argentata. Qui c'è il bar e pizzeria, qui un altro mio fratello alla pescheria. È stato ucciso a 300 metri, a viso scoperto da me, signor Presidente, e questo è lo schizzetto. Vabbè, allora questo lo teniamo. No, non male, che mi derogate, vi do, se gentilmente... Sì. Quanto attiene all'omicidio Petrone, produco schizzo planimetrico da me eseguito. Via Figurella, vedete? Via Figurella allo stadio di San Paolo, sono 300 metri. Questa è la pizzeria Popone, vedete? Popone. Vabbè, ma ne basta uno. No, voi prendete, che voi è capace, i banditi dicono che sono fotocopie, sono foto. Sedetevi. E fotografie della mia pizzeria e bar, anche bar proprio a fianco, che mia moglie c'ha le foto, proprio a un metro, bar Giusi, in nome di mia figlia, bar Giusi, bar coloniale Giusi, dove ho conosciuto questo pentito. A dimostrazione assurdità che io abbia potuto commettere un tale delitto a viso scoperto in luogo in cui ero conosciutissimo. Attore, sono conosciutissimo, Popone Pizzaiolo. Scusate, c'è il nome, Popone Pizzeria, Girarrosso, Pollo, Pizza, Panzarotti. Ma no, a Via degli Astronauti, a abito San Sebastiano. Abito a Tottore, signor Presidente, voglio... Da che data abitate? Via degli Astronauti, numero 37, abito da 13 anni, dal 77-78. Dal 1977-78 abita Via degli Astronauti, numero? Numero 37, San Sebastiano. 37 di San Sebastiano al Vesuvio. Dove sono stati commessi i triplici omicidi a 500 metri, e il singolo omicidio, Pelosi. A 500 metri da casa, ma quale? Il triplice omicidio dove? Quello Cerco, Ciccarelli, cose, pure vicino a casa vostra. Sia Pelosi sia quell'altro a 500 metri. Sì, a 500 metri, signor Picciolo Schizzetti. Santa Bazzana al Vesuvio, ho fatto i disegni, mi ho preso un po' il posto di geometra. Vedete? Siccome l'argentata sta un po' agitata. Sì, vabbè, lo capisco, è naturale, ma non. Perché, se procediamo al reato per reato, altrimenti a cavallo e finisce. Sì, sì, è reato per reato che vorrei procedere, ma non vorrei. Allora, questo qua poi dopo lo alleghiamo agli atti, e questa la azzecchiamo in mezzo a una pagina, in modo che il bordo viene salvato. Bar coloniale Giusto, Gentato Carmi, bar sotto il ponte, va bene. Tutta la mia famiglia, questo è San Giovanni a Teduccia, io abitavo. Ma facciamo un'altra cosa, vediamo pure quello che avete detto, così quello che avete già detto è inutile che lo ripetiamo. D16. Adesso vi do lettura pure di quello che avete detto in ordine di tempo. C'è un primo interrogatorio il 12 novembre 85
che si riferisce a Cerqua, Ciccarelli e Cacace, foglio 23. Siamo all'omicidio Petrone, c'ho qualcosa da dire, signor Presidente, l'omicidio Petrone. Sì, allora dite qualche altra cosa e poi dopo leggiamo questo. All'omicidio Petrone, esatto, no. L'omicidio Petrone è stato fatto il 21-8-80. Il 21-8-80. Io c'ho il documento, che non è vero che mi ha sparato il mio proprietario, perché ovviamente io, perché non è vero, provate a provare accertamento, se il mio proprietario è vivo o è morto, se è morto, allora ovviamente hanno ragione loro, significa che lui è ucciso, se è vivo, cioè io all'epoca, se avevo subito un'offesa, che ero boss dei boss, come dicono loro, non mi sarei tenuto un'offesa di questo genere. Ma quale offesa? Non ho capito un'offesa di che state parlando. Un'offesa che il venditore Ricci ha detto che a spararmi a me, mi ha sparato il mio proprietario, mentre non è vero, ovviamente se era vero, io come dicono che ho ucciso 16 persone, ho la contabilità di 16 persone, avrei ucciso anche a lui, esatto, no? Ma è vivo a tutt'ora, ma andate a vedere, non è, ho subito la rapina io, e c'avevo 4 milioni e 800 mila lire che stava pagando le sigarette, e c'è scritto, non è, Presidente, voglio precisare, tutto quello che dico io non dico per frutto di fantasia, lo dico che voi dovete prendere il proprio accertamento, perché tutto è documentato, poi i miei avvocati presenteranno, che sono così bravi, tutti i documenti che io vi parlo, e i miei avvocati presenteranno tutta la documentazione. Perciò io poi vorrei a capire, questo riguardo. Io questo vorrei capire, data l'agitazione sua e la difficoltà di riuscire a verbalizzare tutto, tutto è registrato in ogni caso, vorrei che poi gli avvocati mi producessero istanze precise di allegare, sì, documenti, sì, no, di chiedere cose. Cerco di calmarmi, essere più preciso. Ho subito la rapina, esatto, no, l'omicidio è stato fatto il 21-8-80, io ho subito la rapina verso maggio-giugno. Sarebbe verso il 5-6 del mese dell'80. Ah, signor Presidente, se lei vuole, con permesso della Corte, io mi spoglio nudo, perché c'ho... No, nudo proprio non mi pare il caso. No, c'ho il box. Se lei permette, io dopo che ho subito l'attentato, ho preso una botta qua in testa. Se io sono all'ospedale verso il 5-6 giugno, esatto, no? Se io stavo in grado di poter commettere gli omicidi. Se lei... Ma l'omicidio quale? L'omicidio Petrone, stiamo parlando sempre. No, vabbè, io lui è vestito, non... Tutto squartato, Presidente. Ah. Tutto squartato. Vabbè. Alla testa, tutti, braccio spezzato. Questa è l'attentato che ho subito. La pina che mi trovarono, la polizia mi ha trovato... In che mese mi avete detto? Giugno... maggio-giugno, c'è la cartella, c'è la mia signora, c'è la... Maggio-giugno del... maggio-giugno 80. Dell'80. Ho subito la rapina. E sono stato proprio squartato come un capretto. E sono uscito, non stavo in grado di poter commettere questi omicidi, date le mie condizioni. Dopo che 8 agosto è stato ucciso questo Petrone, dopo sono stato arrestato di nuovo verso il 9, il 10, verso settembre-ottobre. Poi, e lei deve fare questo accertamento, cioè di mandare a prendere la cartella clinica mia del San Paolo a Caccia di Poggioreale, il periodo che io, dopo che sono stato arrestato, si è fatta la parocena, cioè della materia nella pancia, esatto, no? E mi ha operato il professor Campanelli, chirurgo sul centro clinico di San Paolo, mi sono fatto un mese di carcere, seguitemi meglio, mi sono fatto un mese di carcere sul San Paolo e sono uscito, però la magistratura, la direzione del sergentato, per noi tu sei libero, però non puoi uscire, date le condizioni che sai, precarie. Esatto, no? Mi hanno accompagnato con l'autoambulanza, ha messo la firma, il mio suocero ha messo la firma a Caccia di Poggio e mi hanno portato a casa con l'autoambulanza verso settembre-ottobre, andare a prendere la cartella. Vedete in che condizione da Poggio Reale, se io sono uscito sorridendo o sono uscito moribondo. E gli omicidi, i triplici omicidi sono stati fatti il 24, la vicina di Natale, io stavo a casa medicato e scassato come un capretto. Poi quelle sante feste si passano insieme alla famiglia, no, come vanno in giro che non hanno famiglia, non voglio bene ai figli, non voglio, io ho 4 figli, signor Presidente, loro non hanno amore, non hanno rispetto. Io essendo padre umano, stavo a casa, cioè a parte che non mi poteva muovere, mi dovete credere, è la pura realtà, signor Presidente, non sto dicendo fantasia. Oh, ma voi mi sapete spiegare com'è che mi si sono messi in testa di farvi passare un guaio, a voi vi hanno accusato di tutti questi fatti che non avete fatto? Qual è la ragione? E se volete essere spiegati? Voglio esserlo spiegato, sì. Io c'avevo il bar, esatto, no, l'81, bar Giusi. Ovviamente stavo io quel bar, sapete chi vengono a bere tutti, personali. E un giorno è venuto come cliente anche il pentito Incarnato. È venuto,
Sì, stavo bisticciando con alcuni ragazzi, sai, i soliti tipi, boss e super boss, no? Io mi sono intravenuto in mezzo, non conoscendo, sono intravenuto in mezzo e ho detto, senti un po', io sono bravi ragazzi, vabbè, è finito. Dopo due o tre giorni è venuto di nuovo al bar, ha detto, sentitemi un po', argentate, Carmine, come, sentitemi un po', voi dobbiamo avere quella discussione di, ma ho lasciato stare, quello sono bravi ragazzi, questo è tutto fatto, sono bravi ragazzi. Va bene, beva io, bevi tu, e bevi tu, e bevi tu. Ci siamo, abbiamo aperto una champagne di Nana, e ci siamo ubriacati tutto quanto, in due bar mica, e poi dopo siamo andati a giù al locale al 21, e ci siamo ubriacati tutto quanto. Se in due bicchieri, sapete come si fanno i fessini? Si portano a mangiare, uno poi compare i fazzoletti, tu. E dice, voi mi dovete fare, date che sta nascendo il mio figlio, mi dovete fare il compare di battesimo. Presidente, a malincuore, mi dovete credere, a malincuore, che io ho battezzato anche un zinga di 72, ho battezzato al figlio di Giruzzo di Levo, ho battezzato a sei miei nipoti, ho battezzato, il comando non si rifiuta a nessuno, non credo. Però a lui mi dispiaceva che era, si sapeva chi era, quel delinquente, un zozzoso, a malincuore l'ho dovuto fare. Comunque questi commenti teneteli per voi. Vabbè, ovviamente l'ho dovuto fare, esatto, no. Dopo che mi ha detto, vabbè, adesso il compare di mio figlio, è nato quel po' di confidenza sempre nel bar che lui veniva, esatto, no? Dato che io facevo alcune, cioè campava anche che facevo delle sigarette, sì, che comprava 20-30 cazzo di sigarette, li prendeva a tutte, sono di San Giovanni, però non li prendeva a San Giovanni perché sempre per non avere le guardie. Li prendeva attorno del creatore e li portava a Roma, li faceva portare dall'Audisa, prendeva quelle 23 cazze di sigarette, guadagnava quelle 4-5 milioni a viaggio, ne faceva un baio al mese e arrotondava il mio modo di vita. Un giorno anche lui mi ha detto... Ma perché il bar e la pizzeria non bastavano? Ah? Il bar e la pizzeria non bastavano? A me mi è sempre piaciuto, signor Presidente, io sono leale, a me mi è sempre piaciuto di stare, perché non è che portavano guadagni assai. Ovviamente un giorno sentimi un po', ho saputo che tu fatichi così, così, ho sempre lavorato, anche dal 77 che voi mi avete scagionato, voi signor Presidente, ci ho sempre arrangiato, anche mio fratello è stato denunciato per contrabbando di sigarette a Gennaro Gaetano, per l'amor di Dio. Ovviamente ha detto no, noi facciamo un carico grande, sentimi un po', carico grande, lascialo stare, io non rischio di andare a milioni. Ma chi l'ha detto il carico grande? Incarnato? Il pendito. Posso chiamare il pendito? Potete anche chiamarlo incarnato. No, perché dai giornali esce pendito. Sì, vabbè, ma non interessa. Siccome si chiama incarnato, lo potete chiamare vabbè. Incarnato. Vedi, io non rischio tutti questi soldi, non ti preoccupare, noi facciamo un solo carico, vabbè. Allora, mi sono imposato, ho detto io voglio cacciare 50-60 milioni, siamo due soci di noi. Vabbè, io mi sono interessato, allora ho detto, prendiamo 200 cazzo di sigarette. 150 ovviamente che tu vuoi rischiare, io non rischio tutti questi soldi perché mi mantengo al mio. 150 sono due, 50 cazzi, io facevo uno sforzo a prendere 20-30 cazzi in più e 50 sono per me. Lui mi ha dato 60 milioni, signor Presidente, mi ha dato 60 milioni. Dandomi 60 milioni, altri 20 milioni li doveva mettere io, dato che le sigarette non si pagano subito, si fa sempre a passaggio di mano. Mi ha dato questi 60 milioni. Lui non tenendo di fiducia, abbiamo fatto caricare, perché io i viaggi li facevo 238. Sull'autostrada, Presidente, qui c'è il... Siamo stati, ci abbiamo messo sulla pavesa, il camion camminava, io stavo, Gammone Giuseppe, e De Luca Michelangelo, e in macchina dietro stava lui e un altro signore che non so, che poi, questo è tutto prescritto, verbale, ovviamente ci hanno fermato, almeno ci siamo messo sulla pavesa, ci siamo messo sull'autostrada di nuovo, le guardie scappa, ci abbiamo scappato, a chi vanno arrestare? Argentato. Gammù e De Lu, e loro se ne scappano. Mi portano a cacciare di Cassino, signor Presidente. Mi portano a cacciare. Dopo due settimane venne lui, perché voi se potete fare accertamento da cacciare di Cassino, all'epoca si parlava, esatto, no? Venne lui, sentimi un po', il camion delle sigarette, sentimi un po', fece portare l'imbasciata, perché io non potevo parlare perché stavo giù alle celle, perché dovevo essere interrogato dal giudice. Rendo l'idea, sa, non è che sono agitato. Vabbè. Doveva essere interrogato dal giudice. Allora mi hanno mandato l'imbasciata, vedi, caccia, sempre si gira qualcuno che porta l'imbasciata. Se ne ho detto, digli a Mario
che si fa vedere, che adesso mi fai, faccio il colloquio, mi dà che giù. Il frattempo mi ha interrogato il giudice e mi ha fatto il colloquio con la mia signora. La mia signora mi è venuta, ha detto, è venuto Peppino, tutto a posto. Cioè, il camion di sigarette, signor Presidente, è arrivato a destinazione. Cioè, il guadagno dei 80 milioni, perché le sigarette non le prendevamo a 400.000 lire a cazzo, poi portandolo a Roma, 600.000 lire le vendevamo. Cioè, su 80 milioni noi guadagnavamo 40 milioni, esatto, no. Ma 90 milioni erano sue, 60 milioni, 30 di guadagno erano sue, 30 milioni erano mie. Ma ovviamente a me hanno detto che il camion di sigarette è arrivato a destinazione. Quando è venuto, ho preso l'appuntamento, che è venuto incarnato di nuovo sotto al cascere di Cassino, sentimi un po', il camion di sigarette, io ho detto, sapendo, se l'ha presa la finanza, approfittando del frattempo che aveva avuto quel... Sono stato arrestato, ma non a chiacchiere. Vedete, questo qua, fatevi, quest'aula qua sono. Carmine, calma. Quest'aula qua, hanno detto che il camion di quest'aula qua proprio due mesi fa. È stato detto che la gente aspettava il camion di sigarette, cioè, sto dicendo proprio la verità. Io approfittando che ci avevano firmato, ci avevano bloccato l'ego, io ho detto, cioè l'ho sgarrato per l'amor di Dio, sono. Ho detto, senti, il camion se l'ha portato la finanza. Non è vero, sul giornale non è uscito. Ovviamente non se l'ha bevuto. Ah, è venuto di nuovo un'altra volta, tutto a carcere. Sentimi un po', qui il camion mi deve dare i soldi, se non mi dai, non so, sembra atteggiamento. Ovviamente lui doveva da me 90 milioni. Io ho detto, sentimi un po', adesso che esco, insomma sono uscito, dopo due mesi e mezzo sono uscito. Adesso che esco ne discutiamo, però mettiti bene in testa che il camion se l'ha preso la finanza. Lui convinto che io gliel'ho fatto il foro, esatto, no, il foro, sapete che significa? Ci ho fatto, ci ha sgarrato. E mi ero visto, ci hanno vinto, me lo unire. Questa la faccia. Dopo due settimane ancora, presso, è venuto un 4-5 di loro e potete chiamare additato Francesco, che stava, additato Pietro, che stava con me a cacciare di Cassì, mi ha fatto, ha mandato un imbasciare, mi ha fatto fare una mazziata, mi ha fatto fare la faccia, cioè, sapeva, mi hanno ammasciato, il boss, dice, tu devi aggiornare vettamente, questo tu ti vieni picchiato per nome di Mario Ingannato, perché poi quando esci ti spiego con lui. Sono stato picchiato proprio male a cacciare di Cassino e sono stato trasferito da cacciare di Cassino dopo una settimana di cella che ha mandato l'ordine il signore là. Mi hanno fatto trasferire perché ero passato per infamo, io avevo la mano con le guardie, esatto, no? Che avevo, sì, ma io una cosa non è finito, no, è finito, Presidente. Sono passato e mi hanno fatto trasferire a cacciare di Pescara. A cacciare di Pescara dopo 8 giorni sono uscito, esatto, no? Quando sono uscito io, lui stava in galera, quando hanno arrestato a lui, io ovviamente mi sono fatto un'altra imbriacata, perché ovviamente io ci guadagno 90 milioni, cioè la gioia, dico, boh, quando esce ne parliamo. E questa è tutta la storia, Presidente. Ma insomma voi gliel'avete fatto sto bidone o no? Come non ce l'ho fatto il perciò bidone? Lui avrebbe fatto tutto come questo. Come l'ho messo, come non ci ho fatto il bidone, Presidente? E scusa. Ma voi siete... lui ha mandato ancora un'altra imbasciata, allora non voglio 90 milioni, dammi soldati che tu sei il compare di mio figlio, dammi 60 milioni solo e li guadagni. Ma guai che ti devo dare i soldi, se l'ha presa la finanza, io portavo sempre che si è presa la finanza, lui no, era convinto che non aveva uscito sul giornale. Comunque leggiamo un momento queste cose, allora, mi protesti innocente in ordine ai reati contestatimi, non è la prima volta che Riccio e Incarnato mi accusano di reati e in particolare di omicidi, le accuse sono tante infami e infondate che sono stato prosciolto in istruttore per tali omicidi. In particolare sono stato prosciolto per l'omicidio di Francesco Canale, sono stato assolto a Roma in corte d'assise, per l'omicidio di una persona di cui non ricordo il nome, avvenuto a Valmontone nell'81, sono stato prosciolto al giudice istruttore di Napoli, per l'omicidio del fratello di Mario Incarnato, sono stato inviato a giudizio insieme a mio nipote Francesco Argentato. Tale ultima accusa già però è stata dichiarata parzialmente infondata perché due imputati accusati di essere autori materiali dell'omicidio, Tarantino Salvatore e Minichino Ciro, sono stati prosciolti in istruttoria. Il Riccio e l'Incarnato elevano accuse infondate nei miei confronti per fini estorsivi. Ritengono infatti che io abbia danaro e con le false accuse mirano ad estorcermi soldi in cambio della ritrattazione. Riccio non l'ho mai conosciuto, la prima volta che l'ho visto è stato al processo contro la Nuova Camorra secondo Troncone in sede di confronto. La prima volta che ho conosciuto Incarnato Mare è stato nell'82 durante un processo per estorsione. Eravamo entrambi imputati, seppure di fatti differenti. In tale processo era imputato anche Romano Vincenzo,
che anche ebbi modo di conoscere per la prima volta in quella circostanza. Ilardi Ciro l'ho conosciuto durante il processo alla nuova camorra organizzata. Di Dato Pietro non l'ho mai conosciuto, neanche con il soprannome di Pietro Fasticciel, di Pierino Fasticciel, o Pierino Fasticciel, il piccolo fascista. Lo so. È un lapsus. Gentile di Leva Ciro, lo conosco di vista perché abitiamo nella stessa zona. Non l'ho mai frequentato. Anche con Di Leva sono stato coimputato per il processo del nuovo Camorra. Imperatrice l'ho conosciuta la prima volta al processo per estorsione, cui ho fatto cenno prima. Non ho mai sentito nominare tale Verzella Ivano. Poi a foglio 14, questo è un interrogatorio reso successivamente, anche se cucito prima, è del 2 dicembre 85, e dice: mi dichiaro assolutamente strano ai due omicidi contestati. In questo caso erano Generosi e Pelosi, sembra, i due omicidi che vi avevano contestato. Vi faccio anche presente che per dichiarazione degli stessi due pentiti sono imputato in altri 20 omicidi circa e una ventina di rapine. Sono stato anche condannato al processo Nuovo Camorra, cosiddetto secondo troncone. Per alcuni di tali reati, omicidio reale, sono stato prosciolto. Vi faccio presente che altra accusa, sempre degli stessi, per l'omicidio Motto Antonio, avvenuto in Valmontone, non si è proceduto a mio carico in quanto risultato... Perché mi trovavo in galera. Che al giorno sempre accusi da loro. Ero detenuto. Non avevo mai conosciuto il Riccio prima dei confronti, così come l'incarnato. Ritengo che queste accuse calunniose sono dovute al fatto che, come ho dichiarato anche il corso del procedimento celebrato dell'Aula di Poggio Reale, io pure, avendo ricevuto richieste sì da parte loro, le ho sempre respinte. D'altra parte, l'anima calunniosa nei miei confronti si evince dal numero degli episodi in cui hanno tentato di coinvolgere, a cui invece sono risultato estraneo. Anche per l'omicidio in danno di Incarnato Gennaro, l'incarnato accusò oltre me e mio nipote anche Minichinicino e Tarantino, che invece sono stati prosciolti perché risultati detenuti al momento del fatto. Fra l'altro, proprio nel corso del procedimento che ho detto, l'incarnato dichiarò che né io né mio nipote eravamo responsabili dell'omicidio di suo fratello. Tale dichiarazione è stata ovviamente registrata. Ritengo che questi due pentiti mi inseriscano forse in episodi di cui essi sono stati protagonisti al posto dei veri autori che evidentemente hanno consentito alle loro richieste estorsive. Poi c'è un interrogatorio del 3 dicembre 85 per la Capozzi in cui dite: mi proteste strana ai fatti contestatimi, di essere già, di aver fatto parte ad altri giudici, di aver fatto presente altri giudici che mi hanno interrogato per altri omicidi. Le accuse che provengono contro di me da Incarnato e Riccio sono false, in quanto costoro hanno tentato e tentano di estorcermi denaro accusandomi di reati da me mai commessi. Di tali fatti ho reso specifiche dichiarazioni nel processo cosiddetto contro la nuova camorra organizzata, secondo troncone, il cui presidente è il dottor Ambrogi. Da allora non sono stato sentito in qualità di parte lesa, mentre ho ricevuto numerosi altri provvedimenti restrittivi, tutti sulla base di accuse di Incarnato e Riccio. Chiedo che la signora vostra acquisisca gli atti, le registrazioni e le trascrizioni di tale processo nella parte relativa all'interrogatorio confronto tra Incarnato e Gammone Giuseppe e Riccio e Gammone. Sei stato tu ad uccidere la moglie di Nocerino e l'hai sotterrata al mare di Ponticelli. Col Gammone ce l'avevo, col Gammone. Il Gammone rispose: signor giudice, questo è pazzo, ma perché a Ponticelli c'è il mare? Intendo precisare infine che questi pentiti utilizzano la loro accusa per estorcere denaro agli accusati. A volte accusano l'uno o gli altri che ricevono o che vogliono ricevere. Ma il passaggio di mandato di cattura. E poi c'è un ultimo interrogatorio nel marzo 87 che riguarda un po' tutti i delitti per i quali siete stato accusato. Gli avete detto... Ce l'elenco io qua, signor Presidente. Prende atto che la signoria vostra mi informa che l'omicidio contestato in danno di Generoso Giuseppe deve intendersi consumato in barra il 21-11-81 in danno di Mancinelli Saverio, con tentato omicidio in danno di Giacomo Giuseppe, che era l'obiettivo dell'agguato. Mi riporta quando già dichiarato e mi protesto innocente. Di Giacomo, Mancinelli e Esposti non li conosco proprio. Non ho mai sentito nominare Cozzuto Vincenzo, che la signora nostra mi dice aver commesso l'omicidio Pelosi insieme con me. Ciò secondo quanto ha dichiarato Riccio. Che la signora vostra prendo atto che la signora vostra mi contesta anche il ferimento di Capozziano avvenuto a Ponticelli in concorso con Schisa, esecutore materiale Riccio e Nocerino. Mi protesto innocente. Capozziano non la conosco proprio. Nocerino Ciro l'ho conosciuto nell'82-83 al carcere di Latina. Schisa Giuseppe l'ho conosciuto al padiglione Firenze nell'83. Interrogato in merito all'omicidio Petrone Ciro, per cui ho ricevuto mandato cattura, rispondo che sono innocente. Ho già detto che i pentiti mi accusano per motivi estorsivi e per dare maggiore credibilità alle loro accuse si autoaccusano essi stessi. Da Alessandro l'ho conosciuto durante il processo 82-83 per estorsione. Per tale procedimento fui assolto e il D'Alessandro fu
prosciolto. Oh, ma com'è che non avete mai parlato di questo fatto del contrabbando delle sigarette prima? Io, Presidente, alcune cose, io sono un po' tutto, alcune cose ovviamente, non l'ho potuto dire perché mi venivano a mente quelle che così. Adesso... Ma Riccio, perché vi accusa? Ah, ecco, fatto il fattore del... di Riccio. Riccio, se vedete Riccio, lui dice, esatto no, dice, Argentato, dopo che ha subito, che le ha sparato, il proprietario era grasso, esatto no. Dopo, ecco un'altra bugia, dopo che ha subito l'attentato è dimagrito, però il bugiardo non sa che dopo che ho subito l'attentato è venuto l'omicidio Petroni, ci troviamo, esatto no. Ovviamente, se io dopo l'attentato sono diventato magro, non sono io che ho ucciso il Petrone. Ecco. Vabbè, questo potrebbe essere l'Alessandro, ma non è questo il problema. Io volevo sapere perché Riccio vi accusa. Riccio mi accusa perché compiacendo, cioè collaborando assieme, quando l'85 io mi trovavo giù alle camere di sicurezza, al tribunale, e con me c'è nella gabbia con me. Eravamo imputati in un processo di estorsione. Io e il cognato di Riccio Luigi sarebbe Duraccio là. Mi ha detto, voi potete mandare a chiamare, tanto Luigi Ricci Gerbendino l'85, esatto, non sta facendo il processo di un certo Mazzarello Ciro, ucciso sulla sanità, che lui ha, sul Santa Lucia, che lui ha incarnato, stavano come testimoni. Si è avvicinato, Luigi Ricci vicino a me, si è avvicinato, sentitemi un po', voi siete argentati? Sì. Sentimi un po', io devo dire una cosa. Certo, voi siete Luigi Ricci? Sì. E perché mi accusate? E lui disse, sentimi un po', voi è vero che voi mi dovevate far uccidere a me da incarnato? Chiamate, cioè se non mi credete a me o non credete a Duraccio, lo potete chiamare, chiamate alle due guardie di scotte che stavano accompagnando a Ricci, che ha detto queste testuali parole. È vero che voi mi dovevate far uccidere? Io perciò mi sono pentito. Riccio Luigi, perché incarnato mi dovevo uccidere, noi per paura, l'ordine l'avevo dato io sulla decima sezione, l'82. Ho detto, ma quando mai? Io sono una persona, no, io perciò vi accuso, insomma, non vi preoccupate, lui desse vicino a me. Insomma, se ho capito bene, Riccio vi accusa perché era convinto che voi avevate dato l'ordine a incarnato di ucciderlo. Che poi da quella data lui si sono pentito tutti e due per paura. Mandare a chiamare le due qua, se non credete a me o a Duraccio Vincenzo, Piscione, potete mandare a chiamare le due guardie di Scotti che hanno sentito queste testuali parole. E qui, signor Pre, io ti volevo mandare a uccidere a te, ma che sei matto? È vero o no, Pisciù? È vero. Voi avevate altro da dirmi? Ah, Presidente? Volete dirmi altro? Che io loro dicono che io sono in possesso di ville, macchine, cose, in possesso di miliardi. Ovviamente io ho alcuni documenti qua, che è stato dalla corte dell'istituto di sorveglianza, che hanno tradotto: l'argentato appare ancora inquisito e non condannato con sentenza passata in giudicato. Ha inoltre tradotto che l'argentato non conduce vita particolarmente agiata, né possiede ville o autovetture di grossa cilindrata. Questo è il foglio e questo è il foglio, è foglio di nulla tenente, signor Presidente. Questo è il foglio foglio dichiarazione di nulla tenenza e stralcio. Di provvedimento 26.187 della Corte di Appello di Napoli. Senti, tu non puoi anche essere pizzaiuolo e uccidere le persone. No, questa è una cioè può essere. Ecco qua. Presidente, non lo fare. Perché... Che significa? Come lo fa? Lui state zitto, e chi se sta zitto? Lui dice assassino, e cosa? State difendendo un conto, ma io ho già detto. Io non lo sono un assassino. Questo è il battesimo di mio figlio Ciro, vedete? Questa è la pizzeria. Sì, ho fatto tutta la mia vita, ho sempre lavorato e ho fatto sempre il pizzaiolo, come dimostro con l'esibizione di fotografie di varie epoche. Un'altra pizzeria, questa è un'altra pizzeria, Lucrina, a Pozzuolo, vedete, sembra anche da giorno, no? Che
certificato di situazione di famiglia. Voi stesse facevate pure il contrabbando di sigarette, quindi piccolo, uno, piccolo Presidente, voglio dire, all'epoca, uno può all'epoca fare il pizzaiolo, contrabbandiere, l'assassino, voi sapete, prima, all'epoca Napoli si manteneva sulle sigarette, esatto, no, il contrabbando all'epoca è tutto, non è un reato. Questo spiegano. Serve per rispondere a quello che sì, avete sì, detto sì, voi, quello uno detto, può voi fare il pizzaiolo. E voi mi avete arrestato, ovviamente, io già essendo pizzaiolo 77, cioè mi avete fatto scagionare, però io ho detto che ci ho dato la pistola, perché, scusate, io dico, sto dicendo proprio la pura verità, signor Presidente. È come se le contrabbandi, ma il piccolo contrabbando. Avevate altri documenti da produrre? Ah, vabbè, queste prendetele, no. Le ho viste, ma è inutile che ce le prendiamo. No, prendiamo, Presidente, voi vedete ancora meglio. Sì, l'ho visto che facevo pizzaiolo, ma nessuno ve lo contesta. Sì, belli pizza, vola pure bene sta pizza. Dovrà essere pure buona, ma non... Questi sono i vostri figli. Mi compiaccio, sono bei ragazzi, grazie, ma dicono grazie. Queste fotografie non è che mi servono, però. Io ho visto, se no mi riempite di carte qua. Sì, ma come vedete io cerco di arginare questo interrogatorio, in ogni caso non capisco che cosa altro possiamo dire se non questo, perché dice le prove a suo carico sono sostanzialmente le accuse dei pentiti. Si possono valutare se ci sono meno dei riscontri, questo sarà il ragionamento che farà poi il difensore e il pubblico ministero. Vorrei fare qualche domanda. Sì, adesso vedremo se ci sono domande, ma volevo vedere prima se lui aveva finito di dire. Se lei ritiene, prima che magari facciamo delle domande, cioè, se, perché noi eravamo rimasti alla contestazione dell'omicidio Petrone, poi lui ha parlato un po' genericamente sulle accuse. Sì, ma avvocato, ma fare contestazioni specifiche. Gli altri specifici fatti, ecco. Eh sì, ma io glielo ho detto, è stato che è imputato, per cerco Ciccarelli Capozzi. No, è perché lui per ogni fatto ha debitato... Mancinelli e Pelosi, questi sono i fatti specifici. I fatti specifici di avere partecipato a commettere questi reati. Sì, no, lui però... Non è che lo posso dire, è stato visto dal tale testimone, è stata trovata la tale pistola. Eh beh, certo, non c'è niente. No, lui per ogni fatto mi pare che si sia preparato. Perciò dico, questo, per ogni fatto, per quello che riguarda l'omicidio cerco a Ciccarelli Cacace, avete qualche altra cosa da aggiungere? Io abito proprio da 13 anni, proprio vicino a... Ah, questa era la carta qua. Allora... San Sebastiano a Vesuvio, Pelosi e la Villa di Volo, due Villa Volvere, dove sono ammessi gli omicidi e dove quando è stato arrestato che non voleva uscire. Questa è la Villa di Volo e questa è quindi nell'omicidio Petrone, se ho capito bene, era vicino alla pizzeria e alla precedente casa. Esibisco schizzo dal quale risulta che gli omicidi Pelosi e Cerqua sono avvenuti a brevissima distanza da casa mia. Ma questo per dimostrare che cosa? Voglio dire per cui potevate essere riconosciuto. Appunto, ve lo voglio far dire, voglio sapere che significa. Io potevo dire pure è più comodo. Per abbreviare un compito a voi. Va bene. Voi potete, se non credete a me, potete mandare a fare accertamenti, per l'amor di Dio. Io ho fatto gli schizzetti. Perciò dico, per l'omicidio Ciccarelli, avete altri documenti da presentare? No, c'è Ciccarella questo qua, cioè il documento che io all'epoca del 24 dicembre, io stavo squartato come un capretto a casa mia il 24 dicembre. Per il 24 dicembre? Di sparare come fanno tutti. Vabbè. Questo è il mio Presidente, questo è. Avvocato, voi poi mi aiutate a chiedere cartelle cliniche, rapporti, perché se l'avvocato... No vabbè, ma noi gli diamo tutto il tempo di fare, ma proprio per evitare, insomma, avvocato, ci sono delle cose che si possono fare colloquiando, ci sono delle altre cose che l'avvocato poi, parlando con calma, mi presenta le prove, non è che io poi mi posso preoccupare anche di questo. Quindi perciò, per quanto riguarda il ferimento, l'avvocato mi dirà le notizie, se ci stanno rapporti, cartelle cliniche, non le chiediamo. Sì, ma questi estremi, poi me li dice lui, è lui che me li dice, io non posso segnare pure questi dati. Poi per le lesioni Capozzi e per l'omicidio Capozzi, avete qualche cosa da aggiungere a quello che avete detto? Signor Presidente, non ho fatto niente, perché non perché c'è secondo niente. L'accusa, questo tanto per contestare delle cose precise, avvocato Senese,
Le cose precise che si possono contestare, come voi sapete, conoscendo il processo, sono poche. Gli si può contestare in particolare che sarebbe stato lui a sparare nella testa la Capozzi dopo che lei si era riavuta dalle percosse e del tentativo di strozzamento. Gli si può contestare ancora che dice Incarnato che poi la pistola con la quale aveva sparato Capozzi lui la diede ad Incarnato ed in occasione di una rapina di un tir questa pistola poi cadde mentre scapparono e fu sequestrata dalla finanza, se non ricordo male. Signor Presidente, questo omicidio che lui dice che non si... Ovviamente il signore là è stato l'artefice di far trovare, se ben rammentato, due omicidi, sarebbe Patuan e Sorino, l'ha fatto trovare lui. Ovviamente se questa signora come si è veramente morta e è stato fatto quello che ha detto, non, ovviamente come lui avrebbe atterrato, avrebbe detto che io ho atterrato questi due omicidi e sono uscito a sorte, primo, secondo grado, e terzo grado in Cassazione, che accusa lui e accusa Luigi Ricci. Ovviamente, signor Presidente, per ma il cadavere era stato trovato. Incarnato ha fatto trovare i due cadaveri. Il cadavere ha fatto trovare. Sì, sì, ma la Capozzi. Sì, signore. Ma ovviamente, come dice lui, che l'abbiamo scuola, come lui ha ucciso quelle due persone e l'ha atterrato. Se la, sempre questa... Ma la Capozzi dice che si è bruciato completamente, non è rimasto niente. Così, non c'è il caso di farla squagliare o di bruciare, si aveva atterrato anche questo come sono stati atterrati questi due, mi spiego, non mi rendo l'idea. Allora, vabbè. Adesso questa donna è in India, non so, è stata arrestata dalle tratte bianche, perché la voglio vedere, l'ho ucciso io? E lui ha fatto provare due omicidi, ha detto che l'ho ucciso io, mi sono cacciato a sotto prima, seconda, l'aula ha preso. Ho capito. Carmine Cerino sono uscito a sotto, otto omicidi. Vabbè, ma comunque vedete, il fatto delle assoluzioni e le condanne, gli errori giudiziari si possono fare sia quando uno assolve una persona sia quando uno condanna, quindi non è che sia poi una cosa... Un giudice può commettere un errore. No, è quello, il fatto delle prove sono piuttosto difficili da raccogliere. Un giudice può commettere un errore. Dunque... Qua l'ultima parte. Sì, sì. Quello che ha voluto dire, prendete questo appunto, dice l'Incarnato ha fatto trovare due cadaveri, Paduano e Soria, cioè quello di Paduano. Paduano e Soria, cioè è i cognomi. Soria? Ah, Soria doveva essere omicidio. Un altro dei loro, mi pare, Soria. Paduano e Soria. Presidente Carmine Cerino. E mi ha accusato di averli uccisi, ma sono stato assolto. Questi sono due degli otto omicidi assolti, signor Presidente. Perché non ha fatto trovare anche il cadavere della Capozzi? Si vede, lo vuole imputare a qualcun altro nel più momento opportuno. Che, state zitto quando ho detto. La stazione del fatto che la Capozzi sarebbe stata completamente bruciata. Come mai lei fu bruciata e gli altri due? No. Poi per l'omicidio di Mancinelli, questo qua è il camionista, voi avete altri documenti da presentare, per che cosa? Vediamo un po', che poi ci stanno omicidio Mancinelli e omicidio Pelosi. Omicidio Mancinelli, signor Presidente, esatto, prima Luigi Ricci dice che sono stato io, mi ha mandato lui, poi stava Ponticelli Gianfranco, poi questo Ponticelli Gianfranco, questo lo sappiamo, è risultato, l'ho detto che già era io. Un cognato di Incarnate, ha ritratto, così... Omicidio Mancinelli, mia sorella, omicidio Mancinelli, all'epoca mia sorella Argentato Anna ci aveva 20 metri, bar coloniale biliardo, a 20 metri dall'omicidio, poi un'altra mia sorella Argentato, perché noi siamo sei fratelli e tre sorelle, però solo io mi hanno fatto diventare... al corso, qua, l'abitazione al Rione Santa Rosa, Ponticelli Barra, apre un'altra mia sorella da 25 anni, proprio vicino a questa, a 50 metri. Questo è dove è stato commesso l'omicidio Mancinelli. Qui è il bar, dove, questo è il corso Ponticelli Barra. Questo è dove è stato, c'è il bar, c'è i documenti, che poi l'avvocato... E questo è dove abita tuttora mia sorella Agendatore. Signor Presidente, tutta la scoperta... Mancinelli produco schizzo dal quale risulta che esso fu commesso in prossimità del bar di una mia sorella e dell'abitazione di un'altra.
documenti? Che facciamoli tutti insieme. Vabbè. Dopo c'ho il discorso di fare di vedere come di quanti omicidi sono usciti a sorte, se lei mi accontenta. Dopo l'interrogatorio mi deve dare un po' di spazio. No, l'interrogatorio è finito, perché praticamente questo è, cioè l'interrogatorio è finito. Ditemi tutto quello che dovete dire. Presidente, posso fare qualche domanda con riferimento agli episodi in contestazione? Sì, facciamo delle domande. Allora, sentiamo questa domanda. Che mi ha percorso? Stava anche lui testimonia del carcere. Cioè volevo sapere proprio che c'entrava di là, è stato testimone no, di questo? No, stava di questo... anche lui arrestato là, stava anche lui a carcere di Cassino. Quindi cioè, come testimone di quando siete stato preso a botte? Che ho avuto le botte. Queste. No, con la macchina a fianco, no col cane. Che siamo stati arrestati. Nel presente procedimento a fatto del camion di sigarette che siamo stati arrestati. Era imputato nel procedimento Capozzoli. E poi l'hanno preso con l'estorsione. Questo, io sono molto preciso. Se diciamo, non risponde. Quando fui arrestato per il carico di sigarette mi trovavo in macchina con De Luca, Michelangelo e Gammone Giuseppe. Comunque risulta poi qua un'imputazione in questo estratto di ordinanza di rinvio a giudizio. E potete mandare senza il giudice qua. Il giudice qua delle rapine. Avvocato, come si chiama il giudice che ci ha contestato le rapine qua? E lui ha detto proprio come, il camion di sigarette, e ho detto sì, era mio. Come dal decreto di citazione dell'ottava sezione del Tribunale, numero 3956/11/87/RG, che produco. Vedete che io dopo sono stato trasferito dal carcere di Cassino. Prego, altra domanda. Pescara. Il difensore voleva fare qualche domanda? No, noi cioè siamo stati arrestati così, ma non è, però è tutto come che noi hanno detto anche gli imputati che stavamo aspettando un camion di sigarette proprietario di Argentari. È scritto nella documentazione. Però noi siamo arrestati. Ma perché foste arrestate? Siamo per tentato furto, che c'è a dire che noi stavamo rubando. Questo. Dove? Nell'autocausa della Panessi? Stavamo rubando. E questo. Dunque, quando fummo arrestati in occasione del trasporto delle sigarette, ciò avvenne, pare, nell'area Pavesi, per cui del camion nessuno, per cui la polizia non si accorse del camion. Dovrebbe essere trovato, sta qua arrestato. Sono stato arrestato. 81, sono stato arrestato. L'arresto avvenne a Cassino il 9/6/1981. Sì, per questo episodio. Ovviamente la direzione non dice che ho subito delle percosse, mi hanno mandato come disciplinare, come comportazione disciplinare mi hanno trasferito a Caccia di Pescara, perché io stavo dentro per una cosa di nulla. Insomma, sono uscito dopo 10 giorni da Caccia di Pescara, sono uscito il 27 agosto. Quindi fui trasferito a Pescara per ragioni disciplinari. Un momento, adesso vediamo, poi dopo vi faccio parlare pure a voi. Ah, Caglianiello, chi si risente? Ci sono altre domande? Qualcosa da aggiungere? Che mi volevate dire? Ditemelo quello che mi volevate dire, così mi togliete il pensiero. Però ditemi cose concrete, non è che mi raccontate un sacco di cose che sennò non ce le troviamo. Questo signore qua mi ha accusato di omicidio Salvia, esatto, no? Beh, ha detto che... E siete stato assolto. Sono uscito assolto perché hanno visto che quella che ha ucciso a Salvia non corrispondeva alle mie sembianze. Quella che ha ucciso a Salvia era un tipo con i capelli ricciuti, un tipo con i capelli... Vabbè, ma io l'omicidio Salvia, a me non mi importa niente. Che mi importa l'omicidio Salvia? Poi un'altra cosa che il mio avvocato... Avvocato, mi seguite? Il mio avvocato è in possesso, sempre quello incarnato, mi accusa di un omicidio commesso a Balmontone, però se ero come mandante, vabbè, il giudice poteva, mi accusa come... Sì, stavate in carcere, questo pure lo sappiamo. Esecutore materiale, ovviamente, e sono uscito assolto. Poi un altro omicidio, Ciccio Canale, pure ha detto che sono stato io. E sono... Ma che voi mi dite che siete stati assolto ad altri omicidi, a me mi fa piacere per voi, ma io voglio sapere che cosa avete da dire su questi omicidi. I tre omicidi?
se avete altro da aggiungere su questi omicidi. Voi mi avete già detto che loro vi calunniano, tanto è vero che siete state assolte, lui che me lo ripetete ogni volta. No, l'ho capito questo concetto. Che c'ho da dire? Voi fate ovviamente, non c'ho... Vabbè, a questo punto si dispone un confronto, mettetevi dove sta, ma è inutile che vi mettete... È inutile che vi mettete a fare scambio di gridi e di litigare, se no la cosa non viene registrata e non ricaviamo proprio niente. Questo soldi, dice Incarnato, tramite chi? Attraverso chi? Ah, tramite ovviamente un certo Licciardi, il cognato, che c'è il mio avvocato presente la documentazione. L'ho incontrato a carcere di Avelline. Licciardi andò, detenevo, io dovevo venire a casa tua e non sono venuto perché non avevo il coraggio, va bene, lascia stare. Poi Luigi Ricci mi ha chiesto 200 milioni nell'aula a Bunker, altrettanto, se voi dovete fare prendere indagini, Gammone Giuseppe mi ha detto a me, sentimi un po', se vuoi uscire, caccia 200 milioni e ti faccio uscire. In questo caso io l'ho dato uno schiaffo a questo Gammone, permettete, e l'ho fatto un brutto gesto. A questa presenza qua, signor Presidente, c'erano due carabinieri, questo è verbalizzato, due carabinieri che mi ha chiamato giù la gestione, se è vero che Gammona ti ha chiesto 200 milioni di euro. Ma a nome di chi ve l'ha chiesto Gammona? A nome di Riccio, perché loro sono capi assoluti degli aiuti venditi. Tutti, pure Gammona? No, loro sono gli aiuti e loro sono i pentiti. Loro, gli aiuti significa, mi riferisco. Quindi Gammone a nome di Riccio ed Incarnato. Ah, allora... esatto, era un uomo di loro. Adesso venire che loro non li aiutano più e stanno venendo a decadere. E questi ci sono due carabinieri proprio che stanno vicino a me. Possiamo, perché poi su questo fatto sono stato interrogato a carcere di Porta Azzurra, che non ho voluto procedere, esatto, no. E mi ha chiesto, i carabinieri hanno firmato, sì, è vero che Gammone ha detto caccia 200 milioni, e se lei può far prendere questo accertamento, vedete che risulta. Un'altra cosa ancora, Incarnato giù al carcere di Poggioreale, l'85-86, la moglie del cognato, che adesso l'ha lasciata, esatto, no, ha visto mia moglie, ha detto, senti, Nunzia, mia moglie, con l'ultima Nunzia, ha detto, senti Nunzia, venga da parte di Mario Incarnato, ha detto, se ci puoi dare 20 milioni, ma andiamo a chiamare, perché questi qua non vengono, perché hanno paura di questi qua, signor Presidente, mi dovete credere, hanno paura di questi qua. Mi ha mandato a chiedere 20 milioni, che se ne parla, sempre col pensiero che lui dice che io l'ho fatto. E poi camminano a compiacente tutti e due, Riccio Luigi e Mario Incarnato. Poi lui, il signore là, ha avuto un figlio sulla questura dei carabinieri, un figlio, tuttora vivente, è vivente, un figlio sulla questura dei carabinieri. Beh, la questura dei carabinieri è una contraddizione in termini, la questura dei carabinieri. Io dico la legge, signor Premo, la questura, no. piazza, la caserma Brassica, ovviamente io dico la legge, ora sarà qui solo, la finanza, il luce rosso, io dico la legge. Vabbè. Incarnato, avete sentito, dice, questo fatto del contrabbando, le sigarette, la cosa, che bene. Signor Presidente. Sì, e credo che abbiamo verbalizzato tutto questo. Cognata di Salvatore, la cognata di Mario Incarnato, la moglie di Incarnato Salvatore. Stai parlando della cognata di Gianfranco Ponticello, sarebbe la cognata di Cumpariello tuo. Comunque, giusto, voglio sapere, sto fatto del contrabbando di sigarette, è vero questo bidone? Signor Presidente, il contrabbando non l'ha mai fatto io, non l'ha mai fatto argentata. Allora non capisce di contrabbando. Facciare come è bruciato questo signore? Il site che io ha già mandato ha ammasciato dentro il carcere di Cassino, giusto? Le sta fatto battere, poi se sta asciuta e se sta fatta un'ambriacata, la faccia mia. Ma scusa, tu ci mi hai contato 80 euro in coppa a causa? Cioè, se io ero Mario Incarnato e tu mi hai fatto questa scortesia a me, io che ti facevo? Poi in decaccia mi sono pentito 83, tu sei in galera, se era Mario Incarnato che tu mi aveva fatto l'affronto, certamente in tuo carcere ti faceva sci, si teneva che ti faceva ammazzare, si teneva che sa potenza e mi hanno ammasciato di far battere a Cassino, sei stato arrestato tu. Sì, ma non l'hai fatto perché perdevi soldi. Parliamo una volta. Io Presidente non l'ha fatto perché perdevi soldi se mi faceva ammazzare, quel poveruolo, perdevi soldi, ecco. Se mi faceva ammazzare perdevi 90 milioni. Questa è la cosa, mi trovate signor Presidente? Non lo so se mi trovo. Se mi faceva ammazzare. Se ci troviamo noi lo scriviamo. Ma secondo te Mario Incarnato che ne restava 90 milioni? Cioè mi ha trovato tutto e si è cotto lui. Ma perdevi 90 milioni. E questa è la cosa precisa signor Presidente. Poi signor Presidente, un'altra cosa. Se fossi stato così potente come tu dici ti avrei fatto ammazzare. E perdevi 90 milioni.
No, se io fossi stato così potente come dici tu, io ti avrei fatto ammazzare. Poi un'altra cosa, signor Presidente, lui dice che io sono seduto dove vota a Reto Caccia dei Cassini a parlare con IS, ma scusami, io ero un latitante internazionale, io ero ricercato di tutto il mondo. Cioè, come Eva a Reto Caccia dei Cassini a parlare con Argentata? Cioè, non so se mi spiego. Quando io si voleva per esempio uscire da casa, voleva fare una rapina e a buscare 100 milioni in una banca. Cioè, mica va a perdere lo tempo a Reto Caccia dei Cassini. Argentata è stata arrestata, non ho parlato di strada che noi stiamo facendo una rapina di camion, io me ne arrivai, fui io e Maiello, me ne scappai, lui fu arrestato, lui. Ma voi c'eravate? Quando è stato arrestato c'eravate? Sì, c'era anch'io, c'era anch'io. Ecco. E stavate facendo una rapina, mi ha detto che lui stava pure sì, lui. Sì, io, signor Presidente, io queste cose già ce l'ho accusate, però ho ritrattato sul processo per ragioni che lui sa bene. E quali sono queste ragioni? Le ragioni che io mi volevo far ritrattare anche su questo processo. E io ho detto di sì ritrattare a quel processo, e questo processo non voglio ritrattare. Ma perché? Cosa? Perché non può prendere l'ergastolo? Se voi fate tutto cosa? Se voi fate tutte queste scelte, la parte ritrattata, signor Presidente, no. Aspettate, mo faccio le scelte mie. Se io non ritrattavo sul processo delle rapine. Zitto quando parla lui. Signor Presidente, se io, cioè queste sono parole abbastanza delicate. Se io non ritrattavo sul processo delle rapine, cioè oggi io non sarei qua psicologicamente tranquillo, ve lo dico io, poi vedremo in appresso. Ma perché? Cosa? Perché non sapete? Cioè, se io non ritrattavo sulle rapine, questi signori cosa sapevano? Che io ritrattavo anche su questo processo. Ritrattando sul processo della rapina, questi signori stavano come infatti argentati, adesso sta molto agitato. Quindi loro speravano. Sì, che ritrattavate anche voi. Signor Presidente. A Natale, mo, a Fez, a Pasqua, ci ha mandato un milione, a compimento mi ci ha mandato lui, a Pasqua, io credo, triste, che si cosa qua. Non dici che hai già cercato i soldi. Signor Presidente, vedete cosa come dice? Io, permettete se... Due tutto mi ha mandato, signor Presidente, due tutto questo signore. Un momento, una volta. Io non c'avevo nessuna intenzione di farlo ritrattare, e voi mi dovete ascoltare attentamente, non c'avevo nessuna intenzione di farlo ritrattare su questo processo, perché io, Argentato Canno, sono in possesso di 8 corte di assise di omicidio, ovviamente senza nessuna, con le loro accuse. Io mo facendo questo passo che loro diceva, i giudici potevano capire un'altra cosa, ecco, l'ho mantenuto nel loro chi sono. Non ci ho detto il ritratto, no, voi se fate caso, l'omicidio del direttore. Io ho detto, Argentato, accusami, fai prezzo, accusami quello che vuoi tu, sono innocente. E dopo due giorni mi ha accusato un altro omicidio, mi ha accusato l'omicidio di Petrone, Giuseppe Petrone San Gennaro mi ha accusato. Vabbè. Non c'avevo nessuna intenzione di dire, di ritrattare. Credi di essere logico, no, avvocato? Essere chiaro, se io sono uscito, sono uscito a sotto 12 rapine, 12, questa ola qua, 12 rapine, come sono 12 reati, sono 12, potrebbero essere anche omicidi, 12 rapine accusate da lui, e sono uscito a sotto da qua e altre due corti d'appello. Non c'avevo nessun interesse di farlo ritrattare. Cioè ho capito, l'avete chiaro questa cosa? Chiedo scusa. Un momento, c'è l'avvocato vostro che vorrebbe dire una parola. Noi chiedo scusa, io volevo chiederle. Sì. Un problema di metodo generale, magari è un po' tardi, però credo che sia opportuno stabilire che o si verbalizza tutto o non si verbalizza niente e si trascrive. Avvocato, tutto. Avvocato, secondo perché... legge, allora se no, vogliamo perché... si verbalizza quello che sente il cancelliere e lo verbalizza. Lo so, io presidente... non dovrei nemmeno dettare se ci vogliamo stare. Se non riuscite a dominare la logorrea del vostro imputato, non è il caso voi che ve la pigliate con me sul come registrare o creare problemi ulteriori. No, noi cerchiamo di verbalizzare come meglio è possibile. Registriamo, che altro andate trovando? Facitela, sta zitta, dicimi la parola. Si stava facendo una verbalizzazione che è rimasta a metà. Sono uscite fuori una serie di cose che... Ma la cosa è rimasta a metà, caro avvocato, perché io ho voluto fare qualche cosa di meglio, cioè facendo registrare, io non mi posso mettere a dettare, se no che registriamo le mie dettature. Presidente, ma chiedo scusa, ma lei se farà voi trascrivere le registrazioni? Io tolgo la registrazione e detto io. Presidente, lei farà trascrivere le registrazioni? È evidente, caso... che allora che le faccia fare? Per fare... Vabbè, ma allora in quel caso è inutile per consumare bobine. Allora è inutile che noi... Ma no, perché la legge prescrive che deve essere registrato, che deve essere verbalizzato e fa fede.
Allora, voi dovete rendere conto. Dico, è un problema sostanziale quello che mi pongo io. A me ma interessa... anch'io mi pongo il problema sostanziale, ma se voi mi trovate una soluzione migliore, quando noi ci troveremo con la cross examination ce ne faremo di risate, sì. Perché io voglio vedere come si verbalizzano queste cose. Allora io, proprio per la difficoltà di verbalizzare, mi sono affidato a quello che è il meglio, ci propone la tecnica, l'esperienza, i mezzi a disposizione e il buon senso. Ma non il giorno è una... in cui terremo quelli là con le macchinette sarà una bella giornata. Se mi crede, non è una critica, per carità, anzi capisco che non è una critica, ma dico, finché voi mi aiutate a fare una cosa, perché... aiutate voi, se voi volete scarrupare invece, no, Presidente, per no, carità, no, è che però prima il verbale è rimasto monco su una parte che a me interesserebbe molto. Ma noi possiamo integrarlo il verbale, io vi ripeto che se quando però voi andiamo trascriviamo, dopo l'udienza specialmente se io riesco ancora a connettere dopo l'udienza, cioè, noi li rivediamo insieme questi verbali, le minute ce le ricordiamo, cerchiamo di ricostruire. Io mi rendo conto che voi vorreste, come io vorrei, avere non solo una fotografia, ma un film di quello che succede. Però secondo la procedura, secondo i mezzi che abbiamo a disposizione, più di quello che umanamente facciamo, non è possibile. Allora se voi chiedete di verbalizzare una particolare cosa, noi la verbalizziamo, ci fermiamo. Però tenete conto che più di quello che sto facendo, cioè di verbalizzare parola per parola, registrandola, vabbè, non quello, posso fare. Quello ci basta. E vi posso dire, però vi voglio anche dire che la registrazione è incompatibile con la dettatura, perché sennò viene un guazzabuglio. È evidente. Perché se ogni domanda l'ha detto, allora che registriamo? Vabbè, ecco, comunque, ecco perché io l'ho detto. Però vi posso dire poi, trascritte, quindi. E concludo, vi posso dire che non solo io ho dato incarico al mio giudice Latere, che è destissimo, di prendere anche degli appunti su quello che appare, ma poi dopo l'udienza noi passiamo ancora perlomeno un'ora a riguardare tutto quello che ha detto sulla nostra memoria. Vi posso anche testimoniare che si ricorda e scrive tutto. Sì, certo. non so come fa. Ora, fatta questa premessa, se voi avete un suggerimento datemelo, se avete osservazioni generiche tenete a velo. No, ma il problema è superato, perché se è tutto registrato, il registratore ci darà poi dei risultati, cioè ci darà una trascrizione, sarà legata in atti, noi avremo certo, che su fede, questo non c'è dubbio. Non io c'è perciò. Allo Stato, Presidente, a me premeva che si verbalizzasse che Argentato a un certo punto ha detto alla contestazione che l'incarnato gli ha mosso la prima contestazione, l'argentato ha risposto: tu non mi facesti uccidere perché avresti perso i 90 milioni che ti avevo truffato. Sì. E questa è la prima cosa che mi interessava. Questo è stato incartato. La seconda cosa che mi interessava era questa, Presidente. L'incarnato ha dichiarato, io ho ritrattato, questo mi piacerebbe che venisse a verbale, ho ritrattato sul processo delle rapine perché ho in questo modo, ha detto lui, io credevo, almeno questo mi pare di ricordare. No, io vi dico io che cosa ho capito e credo che questo ha detto. Lui ha detto, io ho ritrattato le rapine in modo tale che voi mi lasciavate tranquillo pensando che io trattassi anche oggi. E allora lo verbalizziamo. Questo incarnato lo dice naturalmente. Ho ritrattato il professor Rapini in modo tale che voi che mi lasciavate tranquillo pensando che ritrattassi anche oggi. E lui ha risposto a me che ritrattava oggi non mi importa proprio niente, perché tanto tu mi hai accusato di che sono stato... Lui ha detto altra cosa, ha detto di più, credo almeno di capire. Lui ha detto a me che mi importava che ritrattava sul processo della rapina quando mi ha accusato di 20 omicidi, insomma. No, ma il concetto non era questo. Ha detto a me il fatto che lui ritrattasse non mi riguardava, perché io sono stato assolto quando lui mi ha accusato. Il fatto che ritrattava forse mi faceva pure un danno, questo credo di aver capito. Esatto, sì. Signor Presidente... Cioè lui sulle rapine mi ha fatto confermare il fatto che ci avevamo conosciute rin da pizzeria. Cioè lui sulle rapine mi ha fatto confermare il fatto che ci avevamo conosciute nella pizzeria. Sì, ma ve l'ha fatto confermare perché? L'avete confermato voi? Insomma, perché avete... Sì, io l'ho confermato. Perché lui aveva interesse che voi dicevate questo. Signor Presidente, qua riguardo dell'omicidio e del fratello. Ma è chiaro che cosa significa? Significa che siccome si erano messi d'accordo che ritrattasse, e secondo le sue istruzioni lui ha detto pure che l'aveva conosciuto nella pizzeria, il che non era vero. Dovendo ritrattare si sono messi d'accordo su quello che doveva dire, questo significa. Di dire in questo modo le cose che lui ha dichiarato, e quindi lui ha reso delle dichiarazioni che gli sono state suggerite di sana pianta. Ve l'ha detto Argentato quello che voi dovevate dire per ritrattare? Sì, e dove vi siete visti? Quando vi siete messi d'accordo? Io stavo là, vedi? Dietro qua, Presidente.
dietro quest'aula. Vi siete messi d'accordo per ritrattare? Dietro qua. Prima cabilla, oi. Se è possibile che io potevo andare dietro, vedi. Ebbene, dove ci abbiamo visto? Là. Là, ha detto là. Non ti preoccupare, non ti dico che ci quello è un po' parola. Vabbè, a questo punto basta con il confronto. Incarnato, scusa, ma non mi interessa tanto il confronto, mi interessava sentire da Incarnato dove Argentato gli aveva detto queste nelle cose. Nelle gabbie dell'aula del tribunale. Stavate in gabbie vicine o della... Presidente, possiamo? Possiamo disporre, Presidente, accertamenti? In che gabbia stavate? Vi volete stare zitti là dietro? Chi ha la vista? La B, incarnato la B. E noi stavamo là qua. Alla quarta. Vedete, hanno chiamato il capo scotto, di quel giorno. Vedete, ha detto no, non è vero che Argentato ha parlato con i pendini. Ha dichiarato un funzionario di legge. Ho capito. Vabbè. Presidente, io chiederei. Eravate voi nella B e loro stavano nella quarta. Allora, d'accordo, gli due imputati stabiliscono. Agenda, state come? Sì, ma che fate tutta questa ammuina? Mi rendete solo più difficile scrivere la cosa. La mia sanità, signor Presidente, la mia sanità. Io voglio essere giudicato da lei, sono dalla legge, non da loro. Sono dire che in quella occasione Incarnato stava nella gabbia B e Argentato nella gabbia numero 4. Si dà atto. Un carabiniere, per piacere, volete fare dei passi? Segnate dei passi dalla B fino alla 4. Si dà atto che su invito della Corte... ma non lo dovete fare in giro, lo dovreste fare... Dove stavate? Alla seconda o alla quarta? Facciamo anche la seconda. Anzi, alla seconda, allora mettiamo la 2. La prima, facciamo. Allora, quanti passi ci sono? Dal margine, dall'ultimo margine, dai due spigoli, dallo spigolo della gabbia più... No, dallo spigolo più vicino, dai due spigoli più vicini. Quanti passi? Basta, fino alla B, fino a 5. Si dà atto. Un momento! Si dà atto che dai punti più vicini delle due gabbie intercorrono 5 passi. Punto e basta. Che c'è? Riguardo a questa faccenda, hanno chiamato quel giorno a un tutore della legge, un maresciallo capo scorta. Sì, e questo l'avete detto. Presidente, posso? Sì. Se mi consente, accennare. Io le chiedo di voler disporre l'acquisizione in atti dei verbali di udienza del processo celebratosi in questa aula dinanzi all'ottava sezione del Tribunale di Napoli. Le do anche la data. Datemi la data, è tutto. Perché in quell'occasione, ma è facile fare tutto a verbale, Presidente, in quel processo furono ascoltati i militari che erano di scorta. Perché, Presidente, in questa occasione... Cioè, vabbè, ho capito tutto, mi date le indicazioni. Se lei mi consente, un attimo solo. In questa occasione noi là dietro vediamo 6-7 carabinieri. Quando c'è un dissociato in una delle gabbie laterali, la scorta... Sì, ma tutte queste cose che mi spiegate non mi importa, a furono me mi serve solo sapere il verbale da chiedere. Furono ascoltati i carabinieri, i quali dichiararono che non era possibile che avevano parlato radio perché avrebbero ascoltato anche loro che erano... L'avvocato difensore chiede che sia acquisita agli atti copia del verbale dell'udienza del processo, datemi tutti gli estremi. Quando si è fatto sto processo? 10 giorni prima che iniziavo questo qua. 29 febbraio sicuramente. Udienza del 29 febbraio, vi ricordate? Però poi è durato almeno 20 udienze. L'udienza in cui è successo sto fatto, ve la ricordate? Non me la ricordo. Presidente, la sentenza 29 aprile, sta ancora depositato in attesa dei 150. Allora, sentenza 29 aprile, processo contro chi? Argentato Carmine. Andrà, chi era il capolista? Come si chiamava sto processo? Sì, ma è fermo qua. È questo qua? No, questo era un processo a parte che l'hanno fatto... Si chiamava Argentato Carmine, presente. Comunque il primo della lista chi era? Argentato Carmine più che? Argentato più... Non è chisto.
Una cinquantina di imputati, Presidente. Però io stavo argentato qua perché porto la lettera A, Presidente, non come ma che me ne importa se mi dice tutte queste cose, si trova pulista, lettera A, lettera B. Io voglio sapere qual è l'udienza, voi ve ne uscite, che perché... Il 9 aprile, è la sentenza. Eh sì, noi ci vediamo tutte le processi. No, Presidente, bastano i verbali di dibattimento, c'è un fascicolo a parte con i verbali. Quindi c'è il fascicolo dei verbali di udienza, dei verbali di dibattimento. Vabbè. In ogni caso poi facciamo pure questa ricerca. Io ero imputato di 10 rapine qua. Vabbè, me l'avete già detto 15 volte, dalle quali siete state assolte. Ringraziata Valo. Vabbè, quindi, che altro ci sta? Niente, questa era la richiesta per verificare la impossibilità del colloquio tra. Va bene, l'ho capito, anche questo ho capito. Presidente, allora è argentato più 60. È argentato più 60. Poi Presidente, io volevo chiedere... Allora, il pubblico ministero che dice su questa richiesta? No, non si oppone. Vorrei fare una domanda anch'io. La Corte dispone che sia acquisita agli atti copie del verbale di dibattimento nel quale è avvenuto l'episodio di cui alle odierne dichiarazioni. Poi magari ce lo cerchiamo. C'è di Jim, che vi devo dire? Presidente, non mi è stato chiaro. Sì, Incarnato ha ammesso questa operazione di contrabbando in comune. È marginale, ma comunque vorrei sapere. Sì, sì, l'ha ammesso. Ah, l'ha ammessa pacificamente. No, no, l'operazione, la rapina in comune. Ah, la rapina, non il contrabbando di sigarette. Sì. Aggiunge che in quell'occasione, che è tanto vero che in quell'occasione parlò con Argentato, che fu richiamato al pubblico ministero d'udienza. Presidente, io insisto ancora su questo fatto. Io di questa rapina non so niente. E io nemmeno niente ne voglio sapere. Bene, io invece vorrei sapere se lui ammette o meno questa operazione di contrabbando in comune. Mi ha detto di no. Voi avete fatto il contrabbando quel giorno di sigarette. Gliel'ho domandato, no, e mi ha detto chiaro, di Presidente. No. Poi vorrei sapere un'altra cosa. Abbiamo verbalizzato la circostanza che a contestazione delle estorsioni commesse in danno di Argentato l'Incarnato ha detto no, al contrario, io ho ricevuto dei regali, un milione dello champagne ultimamente da tuoi emissari. Anche un milione, ha parlato anche di un milione. Che vi ha mandato? A vostra moglie ha mandato un milione, un uovo di Pasqua e lo champagne. Che vi ha mandato? Quando un... Quando ve l'ha mandata? A Pasqua? L'ultima Pasqua? Che vi ha mandato? Un milione? Un capretto? E due? Tutte. A due tutte? Tutte. Un milione, un uovo di Pasqua, un capretto e due tutte? Domandate se prima ci ho mandato qualche altra cosa. Domandate. Sentite, adesso mo che la caccia ti mandavo su a cibo, io vedo, basta. Allora. Quello che dico io, vediamo un poco chi c'è. C'era Bola, è stato, e appunto, è chi voleva. Ciò Vincenzo, per grazia di Dio e per grazia sua, risponde di un solo omicidio e risponde in particolare dell'omicidio Brignola. La posizione del Duraccio è stata controversa e oscillante. E la ragione è questa, secondo una versione condivisa inizialmente e anche ultimativamente, pacifico comunque, secondo le accuse di Riccio e di Incarnato, che quando fu ucciso Brignola si trovavano nella stessa macchina Riccio, Imperatrice, Incarnato e Duraccio. A un certo punto del processo Duraccio è stato scagionato, Duraccio poi è bene dire è il fratello della moglie, della giovane moglie del Riccio che morì giovanissima lasciandolo con una bambina. Durante il corso del processo Duraccio è stato scagionato da Riccio, non nel senso che Riccio ha escluso che fosse presente nella macchina, ma nel senso che Riccio ha sostenuto che Duraccio si trovava in macchina per combinazione perché stavano andando a cercare a trovare la moglie di Duraccio, la sorella, perché per altre ragioni, e assistito passivamente a questo omicidio che poi non era nemmeno preordinato, e questa poi è una tesi comune che hanno mantenuto fino alla fine, ma perché Brignola è vero che si doveva uccidere, ma non si doveva uccidere quel giorno, e fu uccisa perché... fu ucciso perché fece un movimento che impressionò Imperatrice.
secondo la voce d'accusa di Incarnato, e poi abbiamo visto che Riccio poi in dibattimento è ritornato alla sua vecchia accusa, dicendo di aver ritrattato un po' perché corrotto, un po' perché era il marito della sua ex moglie, secondo l'accusa sarebbe stato uno poi dei due che ha sparato, cioè avrebbero sparato materialmente Incarnato e Duraccio. Fatta questa premessa, Duraccio ha fatto un interrogatorio e poi ha mandato una lettera. Si è protestato innocente, voi confermate nel dire che eravate innocente. Voi non solo non avete sparato, ma non eravate nemmeno nella macchina quando è stato ucciso questo Brignola. Oh, siete appartenete alla nuova camorra o non appartenete nemmeno alla nuova camorra? Ma siete stato condannato per appartenenza? Che poi vi spiego anche il perché. Ma siete stato condannato con sentenza passata in giudicato? Sì, definitivo, sì. Ma perché siete stato condannato? Avete detto poi mi spieghi, spiegatemelo subito. Proprio loro dichiararono che io non ho mai appartenuto a nessuna organizzazione, tantomeno questa NCO. E poi? Però ebbe un'accusa di Pasquale D'Amico, che io ho fatto anche il confronto. Proprio qui a 2 metri il presidente ci disse: D'Amico, conosce questa persona? No, non ricordo. Ma non ricordo, non la conosce, non ricordo. Va bene. Questo è Duraccio. Ah sì, ora ricordo bene. Duraccio Vittorio, detto Pupparolo, di Ottaviano, un camorrista. Questo è tutto registrato, non dico vabbè, più. Ma comunque questo... No, voglio farvi capire che ho preso 5 anni e 2 mesi, ingiustamente, su questa società. Guardate, io non entro proprio, voglio dire una cosa, insomma. Il nostro sistema è fatto in modo tale che quando uno è assolto è innocente, quando uno è condannato è colpevole. Giustamente, giustamente, purtroppo... Vi posso spiegare perché mi hanno messo in questo grosso guaio. Appunto. Ho precisato che in questa macchina non ci sono mai stato, però... Sono stato molte volte con Riccio, con mia sorella e sua figlia, per accompagnarlo, che so, in un'abitazione all'altra, perché lui aveva l'abitudine di cambiare sempre abitazione, dove si è fermato un po' di più nell'abitazione di Napoletano Armando, che alcune volte ho preso mia sorella di nascosto di lui e l'ho portata a casa di mia madre, perché mia madre chiedeva di vederla, come altrettanto chiedeva a mia sorella. Lui un giorno se ne è accorso e mi disse: tu ti devi fare quella parola, perché altrimenti andrai a finire male. E da lì è finito. Poi un'altra cosa ancora, signor giudice. Ma voi voglio sapere una cosa, voi di soprannome siete chiamato Piscione? Sì. È vero che il vostro soprannome è Piscione? Sì. Loro mi fecero uscire dal carcere di Foggia Reale il 7 febbraio. Loro chi? Incarnato Riccio. Come vi fecero uscire? Perché? Poi vi spiego, signor. Il 7 febbraio dell'84, agli arresti domiciliari. Comunque andai a casa e dopo un paio di giorni mi hanno telefonato: sei contento? Ti ho fatto uscire Riccio dalla caserma Pestrengo. Poi dice: sembra che non ti voglio bene, questo, vedi che domani viene una pattuglia dei carabinieri, una macchina ritmo beige, con 3 persone a bordo, sono carabinieri a Borghese. Ed infatti venne questa macchina, mi prese e mi portarono alla questura. Comunque sei contento, mi fa piacere tutto questo. E io in un mese e qualcosa sono andato su questa caserma per almeno 2 o 3 volte alla settimana. Fin quando va tutto bene. Andavo a trovare, stavamo insieme, giocavamo, le carte, insomma queste cose qua. Ma poi mi disse il Riccio: senti, qui dobbiamo solo guadagnare dei soldi. E in che senso, disse? Tu vai da queste persone e ti fai dare dei soldi a nome mio, altrimenti io gli accuso degli omicidi, 1, 2, non so. Ma tu perché mi mettono da chi si vuole a me, lasciami stare, perché non lo può fare, insomma, lo dicevo in modo minaccioso. E io sono andato a casa solo di Esposito Salvatore, detto Capaiano. E in un altro posto, da un certo Mario La Stalla, c'è un ristorante a San Sebastiano al Vesuvio. Gli disse: vuole 50 milioni, perché ti accuse di cose, e questo dice: ma chi lo conosce, che è solo un cliente, insomma queste cose qua. Invece la famiglia di questo Capaiano venne a casa e io gli dissi prima di tutto: guardate che io non c'entro niente in questa situazione, non voglio che voi capite che io sono d'accordo con questo Riccio, non so niente. Quindi mi ha detto di farvi questa richiesta, voleva 100 milioni. Signor Giuccio, è successo un casino a casa. Che ci posso fare? Vai di nuovo lì, dici che perché vuole questi soldi, che cosa ha a che vedere, insomma tutte queste cose qua. Poi mi disse anche degli altri nomi. Un certo Troisi Luigi di Cercola, un altro Coppola Raffaele che ha un'officina meccanica a Viarci. Sempre mi andava a chiedere soldi a questi, sì, qua. Però io da queste persone non ci sono mai andato, signor giudice, e mi preoccupavo. Comunque, un'altra cosa ancora. Incarnato,
ha dichiarato alcuni giorni fa, come ora, che lui non ha mai avuto rapporti sulla questione con le donne, sua moglie, non so la sua ragazza chi è. Invece non è vero, signor Presidente, perché solo io ci ho portato due donne, sia lui che il Riccio, mi minacciarono che volevano delle donne. E c'era anche Melluso Giovanni. Queste donne, una si chiama Esposito Maria, che abita a Mondragone, che è remotata, e un'altra Aprile Anna. Sono andato sulla questione. A Malatiempo? No, Anna, Aprile Anna. Ma quella è Aprile Maria, Malatiempo. Viola, qua quella è Viola. Chi è Aprile? C'era l'Aprile. Che Aprile è imputata, sì, nel ferimento. Non so, Ma Aprile Amalia chi è? Vostra, la no, vostra diciamo convivente. La convivente. No. Ah. Io mi ricordavo sta Aprile. Sì, sì. E ci hanno fatto l'amore. Vabbè. Ma non una sola volta, signor Presidente. Più di una volta, specialmente questa Maria, cioè se, questa Aprile Anna, ci è andata una sola volta. Ma l'esposito Maria è andata diverse volte da Gianni Melluso. Ho capito. Sì. Va bene. Caserma Pastrengo, sì. Oh, voi risultate nella contabilità Casillo con un versamento di 3 milioni. Com'è questo fatto? Dice ma, che risultate nella contabilità Giugge, Casillo. C'era scritto a Piscione, ma comunque a Pondicelli di Piscione non ce n'è uno, non sono solo io. Almeno 4 o 5, questo l'ho dichiarato anche all'epoca. Su questa lista vuol dire che c'è. Quindi c'era solo il vostro soprannome, Piscione, sì. No, appunto, io non lo so, mi risulta l'ordinanza, ma non sapevo bene qual era la situazione. Sì, comunque, c'è. Va bene, ma non eravate voi? No, io ho detto che non ero io, non ho mai dato soldi, tantomeno ho ricevuto soldi in carcere. Quindi non avete mai avuto niente a che fare con sto Casillo? No, mai, ma io non so neanche chi sia. Vabbè, oh, vediamo un poco D15. Leggiamo un poco l'interrogatorio, se c'è qualche cosa da aggiungere, perché c'è stato prima un interrogatorio e poi questa lettera. Quindi, foglio 13. Completamente strani gli episodi contestati. Mi sono cognato del Riccio che aveva sposato una mia sorella poi deceduta. Proprio per intestamento del Riccio e dell'incarnato, ebbi gli arresti domiciliari mentre era imputato il procedimento di associazione mafiosa. Per la precisione, il Riccio e l'incarnato volevano utilizzarmi per commettere delle estorsioni, come denunciato da mio cognato Tonino Ricciardi, fatti per i quali pende procedimento penale davanti al giudice istruttore dottor Casoria. Io cercai di defilarmi, ma il Riccio insisteva per cercare di recuperare un po' di soldi. Io per paura cercai di prendere tempo e il Riccio mi disse di mandare al mio posto il Ricciardi. Anche Ricciardi si rifiutò e decidemmo di rifiutarci. Dopo poi Ricciardi lo denunziò. Di tutta questa faccenda informai anche il colonnello Amoroso, al quale chiesi come fare per evitare di incontrare ancora il Riccio. Decidemmo che in quella settimana ci sarei andato una sola volta, ma la cosa non piacque al Riccio, che protestò con me in maniera molto dura. Fui costretto a riprendere le mie visite periodiche 2 o 3 volte alla settimana. Quando poi mio cognato l'ha denunciato, lui se l'è presa anche con me, ritenendomi corresponsabile con il Ricciardi. Ritengo che questa accusa sia una ritorsione nei miei confronti. In realtà io, senza sapere niente, mi ero associato alla denuncia del Ricciardi. Anche Incarnato era coinvolto nella vicenda perché mi chiedeva di portargli qualche amico, visto che era impossibilitato per commettere altre estorsioni. Anche all'Incarnato dissi di no. Tra l'altro Riccio mi mandò una lettera con cui mi minacciava, nel caso avessi proseguito, di rifiutare di essere coinvolto nei suoi traffici, di accusarmi per l'omicidio di Felice Anastasio e di altre persone di cui erano stati trovati i cadaveri. Tale lettera è allegata agli atti del procedimento per l'estorsione. Vi informo anche che recentemente presso il padiglione Napoli ho avuto modo di incontrare uno dei nipoti di Brignola, di cui mi riservo di fare il nome, che mi disse che conosceva sia la mia estraneità al fatto sia i nomi di coloro che avevano ucciso suo zio e che in caso di necessità potevo contare su di lui. Chi è posto nipote di Brignola? Certo, Tarantino Salvatore. Tarantino Salvatore. Come gli è nipote a Brignola? Ma questo è un imputato, mi sembra, Tarantino Salvatore non mi è nuovo. Anche il nome è in carcere. Fra le altre cose, il Riccio mi invitò a fare un'estorsione di 50 milioni in confronto di un certo Mario, proprietario del ristorante La Stalla. Io gli dissi che questo Mario era sia mio amico che suo e quindi la cosa mi ripugnava. Riuscii a convincere il Riccio a chiedere a Mario solo di portargli dei pasti, cosa che avvenne 2 o 3 volte. Dissi a Mario qual era la prima richiesta del Riccio, poi lo tranquillizzai dicendogli di offrire e mi offrì addirittura di pagare i pasti. Non ricordo se gli incontri col Mario furono 1 o 2, poi mi diedi alla latitanza. Nel periodo dell'episodio contestato mi non ero detenuto. Poi avete scritto una lettera. Recarmi da Mia. Altrimenti è cucita a capa sotto, ma io sono avvezzo a tutto. Sono Duraccio Vincenzo e sono detenuto presso
la casa circondariale di Salerno perché di importunarla, per questo è mandata al giudice istruttore, credo, per avere il mancato delle testimonianze. Io sono ingiustamente accusato di un reato che non ho commesso e in proposito sento la necessità di riferire alcune cose che avrebbero potuto indurre il signore che mi accusa a riferirle bugie sul mio conto. Cose che lei non, con un confronto tra noi potrebbe ben evidenziare. Mi riferisco alla testimonianza di Luigi Riccio e Mario Incarnato, o meglio al solo di Riccio, poiché lo stesso, secondo il giudizio, avrebbe indotto l'Incarnato ad aggravare con la sua testimonianza la mia situazione. Il Riccio è a me e mio cognato, avendo sposato sorelle, in seguito mia sorella è morta, la figlia è nata a lui, non l'abbiamo accolta a casa nostra, a casa dei miei genitori. Ma adesso la figlia di Riccio dove sta? Era più di una volta a casa di mia madre, però la madre, diciamo, di Riccio se ne andava a prenderla. Ma c'è stato un paio di giorni. Ma adesso dove abita questa? Sta, non lo abita so. Abita con la madre di Riccio, non lo sapete? Con la madre di Riccio, sì. Dunque, mia sorella è morta, residenza, poiché essendosi creata una famiglia pretendeva di avere la bambina con lui e con la nuova compagna. Ciò trovò una forte resistenza da parte dei miei genitori, i quali non vollero assolutamente lasciarla. A quel punto i miei rapporti con lui si fecero tesi e approfittò anche del fatto che qualche volta ero stato con lui in macchina per recarmi da mia sorella per avere prove più tangibili, ma ovviamente false, e associarmi alle sue malefatte e coinvolgermi in questioni delle quali sono completamente all'oscuro. Ora, signor giudice, mi chiedo se una persona come il Riccio, come lo stesso Incarnato, secondo me spinto dal Riccio, può per una questione personale di affetti incolparmi tale misfatto. Sembrava una cosa sciocca che una persona può fare accuse così tremende solo per l'affidamento di una figlia, ma da noi, il giudice, può accadere questo e altro, e appunto io le chiedo con viva forza di confrontarmi con il signor Riccio in parola, perché io possa smascherare, o perlomeno lei che rappresenta la legge e che conosce l'animo delle persone possa ravvisare un loro eventuale possibile tentennamento, una difesa a mio carico. Non le chiedo tanto, solo una questione che tanto mi pesa, eccetera eccetera. Allora voi confermate pure questa lettera, confermo l'interrogatorio e la lettera scritta, facciamolo questo confronto. Incarnato, mettetevi come al solito al microfono. Questo poi lo dobbiamo allegare all'interrogatorio di coso del primo, come si chiama? L'Argentato. Fino al microfono. Voi insistete nel dire che lui stava in macchina ed ha sparato a Brignola? Sì. Voi che avete da dirgli? Volete dirgli qualche cosa? Che non è vero, signor giudice. Questo. Ma lui dice che è vero, quindi non vedo soluzione. Non è che... Mi ho spiegato il perché mi stanno accusando dell'estorsione per la bambina. Ma la bambina signor, se ne signor botta, Presidente, io voglio dire una cosa. Io con Riccio, cioè, se parliamo con Riccio, non c'è stato mai un buon legame fra me e lui. Cioè, io sono stato all'origine, per esempio, di farlo andare. Cioè, io non ho già mai voluto stare assieme a Riccio. Qualche volta che mi è stato a qualche parte, è stato da una parte e io andata a parte. Cioè, non vedo su fatto. Caisse dice che io mi sono messo d'accordo con Riccio, ho fatto la buona la sora, si cosa, la figlio, cioè non è vero proprio. Avete sentito che lui dice che lui è accusato, non si importa non per Riccio, ma perché lui riteneva. Signor Presidente, perché un'altra cosa ancora, lui proprio nell'aula bunker, qui, dove si svolse il processo dell'associazione al secondo tronco, chiamò un suo amico, Esposito Giovanni, detto Bombolare, lo conosci? Come conosci? Come? Come che tu ci riuscissi vicino a Issa, in cella a Piscione, come una 30 1. Perché cosa faccio a restare a mio padre? Sentite a me, no? Voglio dire una cosa, fondimmi questi soldi. Fondimmi poco, ognuno di voi, no? Dice che io faccio cercare i soldi. Quello che voi mi dà mannate, io l'ho detto. Quello che voi mi dà mannate, io l'ho detto. Cioè, non c'è il suo problema, Richard. Se io ti sto cercando i soldi a te, non è cosa che io cerco i soldi. Ma se tu me li sarati, io dicevo, è vero che stanno scritte le cose, non da me. Per quanto riguarda Coppa Casemma, a tua cognata Rich l'ha fatta la Coppa Casemma, perché tua cognata, che l'altro lato, la cognata di Gigino, ci buttai un sacchetto e io ci ho detto, dicevo, colonnello amoroso. Ce l'ho detto io, colonnello amoroso, che a Gigino voleva scappare la Coppa Casemma. E questa, su cosa portiamo proprio colonnello amoroso. Per quanto riguarda l'estorsione, io e Gigino, mi dicevo, quando mai io ti ha già mannato? A te, perché io sa, ci vuole che tu io un confidente di Mastroia, tu e Ricciardo. Sì, cioè, sì. Sì, qua, perché va che niente a nessuno. Tu sei buono, hai fatto fare la sessione. Tu e Gigianiello. Io e Gigianiello. Ci ha mandato Salvatore Capeano. Ah. Ma c'è dice che era scendendo Moreno, quasi non accusiamo una vicino. Allora noi facciamo una cosa, la volta che sta a chiesto, signor Presidente, mandate a chiamare. O colonnello amoroso, la casemma per sempre per immediata che ha fatto sessione. E quello che ci diceva voi, e Gigianiello. Non l'hai fatto il telefono che hai dichiarato tu, non l'hai fatto il telefono con il centralino, ti faccio.
Ma rendete conto quando venivano coppa a quando prima in coppa di Gabriele venivano controllate perché sapevano chi era Ugi, chi era Ricciardo, chi era Gigino e chi era tutto quanto è Ugi. Ugi non è controllato, ma ho voluto capire o non ho voluto capire. O io mi fidavo di Ugi. Ma fai parlare o non vuoi? Ma scherziamo veramente, no? Sì, adesso sentiamo che vuole dire. Vai, dice. Sentiamo che vuole. Lui non ha telefonato al telefono come ha dichiarato lui, ma c'è un telefono pubblico, c'è tu. E ogni volta che ci andavo su questa caserma, gli vedevo sempre telefonare. Di essere su. E anche lui disse, c'è un mio amico che mi porta sulla caserma. Ancora da amici che buttato con la caserma? Sì, è quello perché si mettono paura, quello sole è uno. Ma con me? Chi le sanno mettere paura è lui? Mica i capirieri, mica sanno mettere paura. Scusa. Ci chiedete a questa persona di andare a fare un'estorsione no, dove abita lui, non so, Porchiano, no? E questo qua, gli va bene, non va bene, solo questo. Ma poi quando ce ne c'è niente? Ma come hai detto? Ma che ci fa? Certo, non ci fa proprio niente, non lo va bene. Allora a questo punto, siccome ognuno rimane fermo sulla propria posizione, va bene, potete andare. Ah, sì. Dopo sospendiamo 10 minuti giusti e poi riattacchiamo. Non c'è. No, Riccio poi dopo quando viene, se ci sono confronti da fare li facciamo. Che sulla caserma si incontrerà e non si incontrerà. E qualche volta solo per salutarci, con Riccio, è vero? Solo per salutare. E tu invece ci sei per la mattina e la sera, a ringannare. Cioè, allora io facevo il palo con voi. No, facetemi capire, cioè, in lui capire, cioè, facetemi capire. Cavo tu e la sera con Riccio, dite cioè, voi. Cioè, almeno tutto il tempo che io sono stato su questo, gli andavo alle 9:30 di mattina, aspetto. E lui, non appena sapeva che venivo, io venivo nella stanza di Riccio. Ci salutavamo e quando è vero si è preso anche un accendino d'oro. Adeo accendino d'oro? Ma perché non diceva verità? Perché non diceva verità? Ma forse tu stai confondendo, veramente? E come faccio? Tu a me mi hai dato accendino d'oro. Io a me mi sto confondendo. Sono cioè, ma io ti voglio dire una cosa a te, no? Bella e buona, no? Cioè, ti hai fatto qualcosa qualche volta a te? No, mi favorita Gigino. Tu mi hai fatto qualcosa qualche volta a me? Rispondimi a me, no, rispondimi a me. Aspetta. Oh? Hai favorito lui. Ma ti rendi conto che a Gigino, no? Quando si è pentito, era un guaglione che teneva i soldi, mica avete bisogno di soldi due del socio. Sembra di soldi. Sempre di soldi, perché voi siete assetati di soldi. Noi siamo sempre assetati di soldi. Piscio, guarda, senti a me, tu a foro, no? Facevi cosa? A nome di Giro, sai, a tappa. E perché non hai dichiarato al presidente? Aspetta, l'ha già dichiarato, non ti preoccupare. Tu ne approfittavi, no? Gigi. Ma hai approfittato? Gigi, passi a fare rapino gioielliere là. Teniva il giovinotto a prima, 6-4-5 voglio giro. Mandava a fare rapino, Rindostritta, rapino l'hai mandato a fare tu, o sei buono. Yes. Pure che non ne ho avuto personalmente. A rapino. Specifica al presidente, però vediamo. Guarda, che già si sta andando verbale, perciò sto dicendo. A rapino Rindostritta l'hai mandato a fare tu, piscio. A rapino gioielliere, l'hai mandato a fare tu. E se a Ponticino, le zone là, non ricevono una cappa. Ma ci dovevano fare fatica, caro. Ma quale posso fare fatica? Con contrabbando a sé, ma non mi parlo. Non faccio confronto e si sospende per 10 minuti. Cioè, chi si è un messiere tuo? Contrabbando a sé, ma non mi parlo. Io posso già dichiarare, sicché che vendevo macchine, come ne bello, io stavo sempre là, normale. E avevo questa macchina, qualcuno... qualche mia amica inquietata, penso, qualche donna, questo si è preso il numero di targa, penso il marito, solo questo ha dichiarato, se l'ha preso con me, no. Io non ho conosciuto nessuno, ho visto solo una golfa bianca così, una attentata, non ho due come dicono loro. No. Comunque l'attentato 19-81 non l'avete subito ed è stato accertato con perizie che voi non avevate nessuna ferita. Sì, nel carcere di Bari, il mese di... carcere di Bari, marzo. Nel... che marzo 87. Nel marzo 87. 21 marzo, mi sembra. Marzo. 87. Ma voi gestivate un circolo ricreativo a via Pittore di San Giorgio a Cremano insieme a Giuliano? Non è vero, questo circolo dunque io sicché lavoravo anche le sigarette, no? Rifornivo solo di sigarette. E non è mai stato né mio e manco di Giuliano. È stato sempre di un lettiere Luca. Di chi? Un certo lettiere Luca. Era un circolo di lettieri Luca, e voi che facevate in questo circolo? Sì, lui vendeva sigarette, io lo rifornivo così. Chi vendeva sigarette, Giuliano o lettieri? No, sempre lettieri, Giuliano non c'entra proprio in questo circolo, chiamate anche la moglie, i parenti di questo Giuliano. Eravate nell'elenco di Casillo, al numero 18, o eravate con il soprannome? Sì, con un cognome sbagliato, però. Solo Gentile Ciri, il mio cognome lei si può accertare, Gentile di Leva Ciri. Invece risultava Gentile Ciri. Gentile Ciri, io non lo conosco. Quindi non siete voi questo qua della... Mi scusi, signor Presidente, il mio cognome è Gentile di Leva.
solo in questo. Sì, ma siccome questo, può dar sicuro che vi erano scordato di lei, ma voi dite che non siete voi questo gentile signore. No, no, ma siete stato condannato per la nuova camorra organizzata? Sì, una minima partecipazione là. Ma è finita, è definitiva, sta condanna? No, l'ho già scontata. Ah, già l'avete scontata pure. Quindi non è vero che siete stato legalizzato da Romano nel 1980 Romano insieme a Incarnato? Romano lo conosco solo su vostra eccezione, per il processo di vostra eccezione. Quindi non è vero. Va bene. Avete qualche altra cosa da aggiungere a proposito di questo fatto? Sì, ma un sacco di cose. Quello mi ha accusato anche il signor Incarnato là, no? Mi ha accusato del fatto di fabbrocino alla corte appresso qua, all'aula appresso. Che è il fatto di fabbrocino? La terza, per mancato omicidio, sommare fabbrocino. La prima dichiarazione su di me l'ha fatto l'83, se ben ricordo, a copia di processo. Non mi ci ha accusato, mi ha accusato solo di mancato omicidio e di appartenere all'associazione. In cui sono stato assolto, no, qua. Mi ha partecipato, in quest'aula qua mi ha accusato delle rapine con delle persone in carcere al momento di queste rapine, verificate. In più che io stavo per l'attentato dell'80 ancora all'ospedale, erano pochi giorni, dimagrito quasi di 24-25 kg. E andavo a commettere le rapine con il signor Incarnato, con due di loro in carcere al momento di questa rapina. Anche il signor Incarnato me l'accusa. Ho capito. Eppure sono stato assolto su quest'aula il 29 aprile. Siete stati assolto dalle rapine? Sì, per la perché quale... quando lui ha fatto la dichiarazione l'83 non ha messo in evidenza, no, ai magistrati, una strage il 24 dicembre dell'80. Perché non l'ha messo? Mi accusa solo fabbrocina di questo. Dite al signor Incarnato, se è qualcosa, no, se ha preso i soldi da qualcuno, glieli restituisca subito indietro. C'è un mandato di cattura che mi pisa sulla spalla. Perché no, io lo voglio sapere. Poi il Riccio abita a 200 metri, lei si può informare, una villa bunker di fronte alla mia casa, no, dove abita. Dunque la sua famiglia era ancora normale, perché l'84 era sorvegliato. E andava a firmare normalmente. Se avevo commesso questi delitti con questo Riccio, mi scusi la parola, pentito, cosa vuol dire? Chi mi ci accusava è logico accusare anche altre persone che avevano partecipato a questi delitti, sai? Ma sicché la mia coscienza è pulita e dormo ancora pulita, no? Io andavo a firmare, non temevo proprio perfettamente. Sì, nulla. Sì, questo l'avete sì, detto. Sì, no, lei si può accertare, non è che io l'ho detto, io voglio fare gli accertamenti. La sua famiglia era là. Tutta Napoli, tutta Italia, sapevano con la sua collaborazione con i carabinieri, no? Con le forze dell'ordine. Io non temevo nulla, io andavo a firmare. Adesso a 200 metri di distanza dalla mia abitazione, Incarnato, perché la strage non me l'ha accusato l'83? Io non riesco ancora a concepire. Io prendo la copia di fabbrocino, io ce l'ho ancora qua. Dunque, Incarnato, voi perché non l'avete detto subito? Avete sentito? E non si accusa la strage. Avete sentito che dice che voi all'83 l'avete accusato di fabbrocina e non avete parlato di questo cerco a Ciccarelli. Com'è che non ne parlaste subito? Sono stati legalizzati insieme a te, come tu hai dichiarato. Tu non dici soldi a rete, ma Incarnato è peggio. Allora, a domanda risponde che, quando parlò del tipo giudice non si ricordava. Fatto tu e che ho dato una messa in capo, a me non mi interessa se l'hai fatto tu, Riccio e compagnia, beh, tornici soldare. Avete altro da aggiungere? Voi avete altro da aggiungere? Signor Presidente, io mi trovo ancora qua, io non sono ancora in motivo perché mi ci ha trascinato ancora in questa udienza. Il perché non me l'ha accusato l'83, una strage? Questo l'avete detto. Voglio... Ma questo è un reato da mostro, signor Presidente, ma che cosa? Io 24 dicembre me ne vado a fare una strage con il signore che poi lui ha detto partecipante in come di processo, no? Anche dietro il mandato di cattura ha detto l'ha saputo dalle persone partecipanti. Sì, sì, perché lui non c'era in questa strage. Sì, ma dalle persone partecipanti, allora 83, io che l'ho fatto, no? Come lui dice, esatto, sempre come lui dice. Dice che io glielo ho riferito, perché non me l'ha accusato l'83? E lui ha detto perché non sapeva il nome vostro. Questo il contronome però lo sapeva, come lui dice. Va bene, questa è la sua risposta. Noi valuteremo quello che avete detto voi, quello che ha detto valuteremo, lui. Valuteremo, quando è un reato così, io mi siedo a tavola, il 24 dice come un mostro. Va bene, potete andare. Grazie. Nocerino. No, infatti la perizia ha stabilito che non è vero. Lo so. È quello... Non ho capito, scusate. Là ci sta un microfono, vedete se funziona. Volta qua, dopo venite qua e me lo dite.
Allora, Nocerino Ciro, voi siete imputato solo di dei delitti che riguardano il ferimento e l'uccisione di vostra moglie. Come avete sentito, si è detto più volte, si è ritenuto che siccome vostra moglie, dalla quale eravate separata di fatto, mi sembra dal 74, avete detto voi. 76. Eh? 76. Dal 76, siccome non si era comportata bene, aveva avuto delle avventure amorose fisse o parziali o temporanee con altri uomini, voi avreste insistito prima per ottenere una condanna anche da Cutolo e poi per ottenere l'esecuzione di questa condanna con Riccio, raggiungendolo fino al padiglione San Paolo, dove lui era ricoverato, inghiottendo mozziconi e altre porcherie. Vi sareste fatto ricoverare presso il padiglione San Paolo e poi gli avreste detto di eseguire questa condanna che già vi era stata, e lui avrebbe mandato questa lettera in base alla quale, questo fonogo, questo telegramma in base alla quale sarebbe stata uccisa. Voi vi siete sempre dichiarato innocente e confermate di essere innocente, esatto. Avete fatto due interrogatori nel dicembre 85 e nel marzo 87. Foglio 9. Sorry, ma poco chiari perché riguarda il processo del Balisciano, perché poi devo dire che tra le altre cose si è detto anche che non era il primo atto di violenza commesso dal Nocerino nei confronti di amici della moglie, perché avrebbe accoltellato e poi fatto uccidere un certo monaco, che avrebbe accoltellato altre persone. Insomma, ci sta tutta una storia dietro di altri atti di violenza contro tutti coloro che avevano avuto rapporti con la moglie. Prego? Naturalmente, lo vedremo e lo sentiremo. Io sto parlando delle accuse. Prendo atto delle specifiche contestazioni, in particolare mosse dai detenuti Riccio Luigi è incarnato Mario. Ciò che mi, questo scrive proprio malamente sto Cristiano, ciò che mi, voglio sapere chi è per ringraziarlo, Carlo Di Casola, o no, sarà il segretario Sergio Vallone. Dunque, Foglio, faccio presente che io ero stato detenuto dal 75 al 78 al carcere di Poggioreale. Durante tale periodo effettivamente allacciò alcune relazioni sentimentali. Mia moglie era una prostituta schedata dalla pubblica sicurezza che conduceva liberamente la sua vita. Fu per questo che giungemmo alla separazione consensuale nel 76. Di tanto può riferire l'avvocato Carlo Maione, che ha curato la causa in sede civile. Durante tale periodo non ho fatto colloqui con mia moglie e lei ha avuto rapporti sentimentali non solo con Monaco Giuseppe, come riferisce Riccio, ma anche con Sartori Salvatore, da cui ha avuto una figlia di nome Maria Pia. Non sono al corrente di eventuali rapporti intervenuti tra mia moglie e il Balasciano. Balasciano sarebbe un altro detenuto che fu ammazzato dopo un terremoto, accoltellato nel carcere di Poggioreale, per il quale pende procedimento penale anche contro lui, che è stato rinviato perché è accusato anche di aver fatto ammazzare anche Balasciano, sempre per questa ragione della relazione con la moglie, e perché Balasciano era amico di una prostituta, tale Anna Malatiempo, che sembra che se la faceva con sua moglie, che era Patanara come cognome, e che poi insieme erano andati con questo Balasciano ad Avellino a visitare un detenuto contrario a lui, questo secondo alcuni racconti che sono venuti fuori. Allora, il Balasciano, nel periodo in cui mia moglie ha intrattenuto tali relazioni, segnatamente quella col Sartori, ero libero e quindi se avessi voluto vendicarmi avrei potuto di persona uccidere mia moglie. Invece non feci nulla, in quanto avevo già deciso di prendere atto civilmente di tale situazione, così come dimostrato dal fatto che mi ero separato con mia moglie. Nel novembre 78, dopo 5 mesi di libertà, sono stato ristretto in carcere di Poggioreale, poi in altre case circondariali. Da allora non sono più uscito. Poiché la relazione con il Monakov, mi pare che sia, è precedente alla mia uscita dal carcere, quello che sostiene Riccio è privo di senso logico, in quanto eventuali ritorsioni sarebbero state da me attuate non quando ero libero, ma da quando ero detenuto, utilizzando 3 persone. Faccio anche presente che se di vendetta si doveva trattare, la mia azione sarebbe dovuta essere immediata e non dopo circa 5 anni,
e forse di più dalla relazione con il monaco. Chiedo che per verificare quanto detto il signor Rosso voglio ascoltare come testi Capozzi Raffaele, via eccetera eccetera. Faccio presente che ho conosciuto Riccio a Pianosa nell'83-84 e ho litigato con Riccio in quanto lui che già stava maturando la decisione di collaborare con la giustizia voleva costringermi ad adottare lo stesso suo comportamento. Io rifiutai perché non ho mai avuto a che fare con la camorra e anche perché la mia condanna era breve e quindi prevedevo di uscire dal carcere presto. Per questo motivo Riccio mi percosse anche dandomi tra l'altro una testata al volto. Dopo questi fatti io nelle accuse di Riccio sono diventato capozona, nel senso che mi hanno fatto figurare capozona per vendetta. La dimostrazione della falsità delle accuse è che io ero e sono povero, mentre Riccio con la sua attività di camorrista si è costituito una solida posizione economica. Ho conosciuto Cutolo nel padiglione Milano come di carcere di Poggioreale nel 75-76. Ho visto Raffaele Cutolo come un mito e soprattutto ho svolto lavori nel carcere come scrivano spesino, cioè addetto alle spese dei detenuti. Non ho più rivisto Cutolo in altri carceri, nel senso che non mi sono più incontrato con lui. Ho conosciuto Pasquale D'Amico a Poggioreale nel 78-79, con D'Amico sono stato coimputato per un tentativo di estorsione per il quale sono stato condannato a 5 anni di reclusione del Tribunale di Napoli, mi pare la quarta sezione. Ho conosciuto Argentato nel carcere di Latina per pochi giorni nel gennaio-febbraio 83. Ho conosciuto Todisco a Poggioreale, è vero, tutti imputati, eravamo tutti imputati di 416, per cui ci sistemarono in un unico padiglione. In ordine al ferimento di mia moglie, di cui fa riferimento il Riccio, sono stato prosciolto. Chiedo che la signora vostra acquisisca tali atti, nonché il provvedimento del giudice di sorveglianza di Torino relativo alla concessione della mia libertà. Dottor Lino, in quell'epoca ero detenuto a Cuneo. Poi a foglio 49 c'è quest'altro interrogatorio. Le dichiarazioni di cui secondo è mandante l'esecutore materiale, cioè dichiara, confermo quanto già dichiarato in sede di interrogatorio per l'omicidio di mia moglie. Dichiara inoltre, sono uscito dal carcere di Avellino il 13-6-78 dopo 3 anni di reclusione, sono rientrato a Poggioreale il 13-11-78. Pertanto, poiché già ero separato da mia moglie, se avessi voluto consumare una vendetta l'avrei fatto personalmente, tenuto anche conto del fatto che io abitavo vicino a lei. La signora Oste mi fa notare, che una donna capozziana nel giro di 2 anni diviene oggetto di ferimento e omicidio. Mi chiede come ciò sia possibile. Risponde, non so perché mia moglie abbia patito tali violenze. Dopo la nostra separazione avvenuta dal 1974-75, di fatto, dal 1974-75, non mi sono più interessato di lei. So che aveva una vita equivoca e mi risulta che era stata schedata come prostituta. Pertanto è possibile che nell'ambiente in cui viveva siano maturate le cause del suo ferimento e l'omicidio. Cutolo Raffaele l'ho conosciuto di vista al padiglione Milano, mi pare nel 75-76, con lui però non avevo rapporti personali. Argentato Carmi l'ho conosciuto per la prima volta al carcere di Latina per circa una settimana, nel gennaio-febbraio 83. Schisa Giuseppe l'ho conosciuto durante il processo del nuovo comune organizzato d'appello per la Corte d'Appello di Napoli, presso la Corte d'Appello di Napoli. Riccio l'ho conosciuto in carcere al reparto San Paolo, dove io andavo per delle cure. La signoria vostra mi contesta che il Riccio ha dichiarato che gli ultimi accordi per l'omicidio di mia moglie furono presi presso il padiglione San Paolo e io mi ero fatto ricoverare per incontrarlo adducendo una finta malattia. Rispondo, al padiglione San Paolo sono stato in visita e ricoverato numerose volte. Inoltre il Riccio era isolato perché da poco arrestato e quindi io non avevo modo di poter parlare con lui. La signoria vostra mi fa notare che io il 7 febbraio 81, il giorno dopo l'omicidio di mia moglie, rifiutando le cure mi sono fatto rimettere dal padiglione San Paolo e me ne chiede la ragione. Rispondo che volevo ritornare a Vibo Valentio, ovvero detenuto, perché a Poggioreale vi era un clima di invivibilità. A Poggioreale ero venuto per un processo, mi pare di tentata estorsione. Circa Monaco Giuseppe, non so se abbia avuto una relazione con mia moglie, in ogni caso ciò non mi avrebbe interessato perché, come ho detto, oramai ero separato da mia moglie.
Del resto non avevo motivi di inimicizia con il Monaco, tant'è vero che eravamo detenuti nel 76 nello stesso padiglione Milano, epoca in cui ero entrato in carcere. Il nostro litigio nel novembre 78 fu determinato da uno screzio avvenuto durante una partita di pallone. Le faccio anche notare che tale Sartori ha avuto una relazione con mia moglie ed anche un figlio. A costui non è mai successo nulla, pertanto non vedo come e perché avrei dovuto compiere atti di violenza contro taluni compagni di mia moglie e non invece nei confronti di altri. Faccio inoltre presente che per il Monaco fu il Monaco ad essere trovato con il coltello in tasca nell'episodio in precedente riferito. Quando uscì nel giugno 78, mia moglie conviveva con il Sartori, che era libero e viveva a Ponticelli. Pertanto, se avessi voluto, avrei potuto fargli del male. Ma non ci pensavo neanche perché, lo ripeto, mia moglie non mi interessava più. La signora vostra mi chiede il perché Incarnato e Riccio si siano accusati dell'omicidio, benché esso sia di autori ignoti. Era di autori ignoti e l'abbiano chiamato me in correità. Accusa confermata dal D'Amico e da altri dissociati. Rispondo, non lo so. E me lo sono chiesto molte volte. Ritengo comunque che se realmente Riccio e Incarnato abbiano ucciso mia moglie, l'hanno fatto perché, ritenendosi capozona di Ponticelli e vedendo la mia indifferenza rispetto a ciò che mia moglie faceva, hanno ritenuto di fare una cosa del genere a mia insaputa. Delle tante cose che non so spiegarmi, vi è anche l'omicidio di mio fratello di 16 anni, avvenuto nell'80 dicembre, che è il ferimento di mia madre avvenuto nell'aprile 86. Inoltre il ferimento di mio fratello Antonio è sparato nell'80-81. Chiedo alla signora vostra perché se io sono uomo d'onore così spietato come lui, come mi si definisce, non ho lavato con il sangue anche la predetta offesa ai miei familiari. Quindi voi confermate queste dichiarazioni? Confermo, e se lei mi dà la possibilità di parlare ancora. Certamente la possibilità di parlare. Vorrei fare prima un'altra cosa, però vorrei sapere, a proposito di questo litigio con il Monaco, perché avete litigato con il Monaco e avete cercato di prendervi a coltellate? Questo, ma, signor Presidente, questo litigio si potrei, diciamo, dedurre dalla struttura di Poggio Reale, in quanto in un passeggio dei vari padiglioni ci sono circa 400 persone a passeggio. Pertanto, quando si fa una partita di pallone, gli spingersi e il dire parolacci avviene costantemente. Ma non avrei motivo di litigare né con il Monaco né per essi. Ma quindi voi fu un momento, litigaste e vi pigliaste. Ma precedentemente siamo stati nel padiglione Milano assieme, abbiamo convivuto, io facevo lo scrivano spesino. Ma se è vero che è successo così d'improvviso, come si spiega che voi eravate fatto una corazza di giornalini? No, di l'ho spiegato allora, in quanto io facevo ginnastica ogni mattina, lo faccio tuttora. Ah. E i giornali, signor Presidente, una certa busta fa uscire del sudore della pelle, in quanto noi siamo soggetti, specialmente a Poggio Reale, che non ci sono strutture, diciamo così, per fare ginnastica, siamo soggetti a raccumulare sempre delle calorie e non poterle, diciamo così, quindi evaporare. Questi giornaletti legati servivano per farvi sudare per la ginnastica? Sì, lo faccio tuttora. No, vabbè, io questo voglio sapere. Siccome da qua non mi risulta che nessuno ve l'ha chiesto in questo processo, l'avrete detto in un'altra occasione, forse in quella. Ma l'ho detto, sì, in quell'occasione del rapporto disciplinare davanti agli agenti di custodia di allora. Oh, comunque poi c'è quella tale questione di quando voi e Barra siete stati detenuti a Cuneo dal 4 gennaio al 6 febbraio 82. Questa questione, se potevate parlare o meno da un padiglione all'altro, voi avete dichiarato che qualche parola ve la potevate scambiare, è vero o non è vero? Signor Presidente, non so, ho sentito pochi, anzi l'avvocato mi ha riferito che sono arrivate le sentenze di Campobasso e di Pisa. Sì, sì. Nella sentenza di Campobasso esiste una planimetria del carcere di Cuneo. Stiamo acquisendo anche questo. Per quanto riguardava, diciamo così, la distanza, che sembrava 36 metri, 36 eccetera, metri e 70, eccetera. Lo strillare e il dialogare sono due cose ben diverse, in quanto se un napoletano era detenuto al carcere differenziato di Cuneo, e strillava in questo senso, a parte che non si sentiva un cavolo. Ma per quanto poi, diciamo così, l'agente addetto alla sezione del carcere normale non permetteva che si parlasse addirittura per un secondo in uno strillare, insomma non era possibile. Poi nella stessa sentenza, se lei quando avrà modo di leggerla, si accorgerà che lo stesso signor Barra ha detto che io e lui ci siamo addirittura sfidati a coltello nello stesso carcere, dove si intende come carcere Cuneo, ma sono due diversi carceri, in quanto il differenziato c'ha tutta un'altra lato del carcere con un'altra matricola, tutto cosa a parte. È stato smentito dal colonnello dei carabinieri della sicurezza di Campobasso, che è andato lui personalmente al carcere di Cuneo. Insomma, sarebbe. Ci
risultato poi lo vedremo. Calma Lamboro. Ma questa precisazione che lei mi sta invece di, vediamo un poco, allora voi avete detto che volete aggiungere delle cose, aggiungetele. Ma, signor Presidente, io da 12 anni mi sto chiedendo una cosa importantissima, ma importantissima non tanto per me ma per i miei figli. Se sono un cornuto o sono un guappo? Lei si domanda che significa questo? No, io capisco quello che significa, no, ma non lo deve dire. No, no, io intendo che significa nel susseguirsi del ragionamento. Bene, se io per la prima ipotesi sarei un guappo camorrista, mi riporto a quella tutta la mia tragedia familiare, diciamo così, dalla detenzione alle disgrazie avvenute in seguito. Il 1976, il mese mi sembra di aprile-maggio, ultimo colloquio che io ho avuto con mia moglie, è venuta a Napoli qui a farmi colloquio, mi ha detto: senti Ciro, io liberamente scelgo di separarmi da te in quanto non mi va il tuo modo di vita. A volte io andavo in carcere per furto, queste cose qua. Io gli ho detto semplicemente: ti auguro tutto il bene possibile e ti ringrazio per l'affetto che mi hai donato fino a questo punto. Sono uscito il 13-6-78. Naturalmente lei mi domanderà se sono stato imputato di camorra, come ha domandato a molti imputati. E ho sentito pure che lei ha detto: se uno è innocente si assolve, se è colpevole. No, io ho detto un'altra cosa, ho detto chi viene assolto definitivamente. Sì, io volevo dire questo. Però a volte ci sono delle ragioni che vanno al di là della condanna, al di là dell'innocenza. E io le vorrei spiegare queste ragioni, se lei mi dà il permesso. Ebbene, Poggioreale sta indietro di molti anni nei confronti di altri carceri d'Italia. Tuttora, nel 1988, con la legge Cozzini, che si attua nei vari carceri, a Poggioreale si attua pochissimo, non perché l'amministrazione non lo voglia, perché la struttura non c'è. Il 1976 molti giovani come me, entusiasti non tanto per il luogo ma per la loro vivacità, per la loro gioventù, di poter aspirare a qualcosa di buono, non so, un po' di sport, un po' di qualche cosa, non lo potevano fare se non in un passeggio dove c'erano circa 400 persone, che naturalmente c'erano delle discussioni in quanto chi voleva passeggiare, chi voleva giocare a pallone, chi voleva, diciamo così, discutere, gente di altre nazionalità, gente dei vari paesi, paesani, eccetera, eccetera, eccetera. Ebbene, in questo passeggio non si può non salutare colui che cammina a 20 centimetri da voi o a un metro o a quel che sia. Io ho confabulato con molti di questi detenuti che oggi ho alle mie spalle o in altri carceri sono imputati di camorra. Ho ricevuto anche qualche vaglio, ho ricevuto anche delle cartoline, ma allora per me era una cosa talmente bella che l'affetto che un detenuto ricambiava nei miei confronti, io lo imputavo solo a queste cose qua. Se qualche persona che oggi si è dissociata da questo ambiente che lui reputa camorristico definisce questi affetti, definisce questa mia amicizia, definisce questo mio vivere in carcere, definisce questa mia camorra, io a questo punto, signor Presidente, mi ritengo un camorrista. Se tutto questo è abbinato al luogo del carcere di Poggioreale, se poi camorra vuol dire arroganza, il non rispetto alla vita umana, la ricchezza, il disprezzo a tante cose, questo non mi è mai appartenuto e non mi appartiene, e do la prova di queste cose qua, aggiungendoci le disgrazie familiari. Il 5 dicembre 1980 mio fratello Enzo, di 16 anni, viene ammazzato a Ponticelli per una discussione con altri ragazzi, eccetera, eccetera. Costoro sono stati imputati di questo delitto, sono stati in carcere a Poggioreale, sono usciti e tuttora vivono a Ponticelli. Nessuno di questi che abbia subito un graffio o abbia a che dire con la mia famiglia, diciamo così, di litigi e tutte queste cose qua. Tuttora sono viventi e posso fare i nomi dopo di queste persone. Un mio fratello Nocerino Antonio è stato sparato perché faceva della colletta per la squadra di Ponticelli, a un certo punto si è ritirato a casa, gli hanno rapinato questi 300.000 lire e lui ha reagito a questo poco incasso, gli hanno sparato nella gamba, è stato ricoverato e tuttora, diciamo così, queste persone, se io li saprei li avrei perdonato ugualmente, ma se non li saprei ugualmente, insomma, non so cosa fare, perché mi avrei comportato come mi sono comportato con gli imputati dell'abbonatemi di mio fratello Enzo. Mia madre in una notte dell'aprile 1986 è stata sparata così a un'età di 67 anni senza un motivo, nel senso che io non sappia, se no farei i nomi senza altra alla corte, in quanto il giudice, mi sembra Ormanni o Lancube, è venuto a Roma
e mi ha riferito se io sapevo qualcosa del genere. Gli ho detto che qualsiasi momento e qualsiasi anno della mia vita saprò qualcosa del genere di mio nato, lo farò presente alla giustizia. Mio padre, a causa di questo ferimento di mia madre, è morto dopo poche settimane. Signor Presidente, se io sarei un guappo, un camorrista, almeno avrei cambiato domicilio a mia madre. L'avrei fatto mettere in un palazzo più decente, in una casa più sicura. Non che ho visto morire mio padre sotto i miei occhi senza potergli dare un'ospitalità. Che caspita significa camorra? Affetto di mia moglie. Tante poeta, e molte volte ciò che mi succede lo trascrivo in versi. Lei prima mi ha accennato se conoscevo Cutolo. Cutolo, quando l'ho conosciuto, si dedicava anche egli alla poesia. Mi piaceva il suo modo di dare consigli ai giovani. Ebbene, qualsiasi sia la sua colpa, non mi interessa, ma ciò che mi interessa è quel consiglio che una volta mi ha dato a me molti anni fa. Ha detto: ragazzo, in questo ambiente del carcere ci soffre la solitudine, ci sono gente che vive tanti tormenti, vive di tante e tante colpe. Se incontri la saggezza, in questo caso ritieni sia la mia, appena esci vai a lavorare. Io non l'ho fatto appena sono uscito, l'ho fatto dopo pochi giorni facendo lo scrivano spesino, per molti anni nel carcere di Poggio Reale. Se un detenuto che ammazza la gente in carcere è un criminale, non viene premiato con la semplice libertà per meriti letterari nel carcere di Cuneo. Non viene premiato poc'anzi al carcere di Spoleto per un'altra poesia che contestava questa benedetta camorra. O maledetta, se si vuol dire. Ebbene, io mi domando, se gli ho detto cornuto o camorrista, questa è per la prima ipotesi. Per la seconda ipotesi, un cornuto non può far parte di queste leggi d'onore o meno, in quanto il signore incarnato me ne può dare atto che se si ammazzano delle persone che facciano male ad altre persone, dei familiari o moglie, ai mariti, eccetera, certamente un cornuto ufficiale non può far parte di questa camorra. Sono stato condannato solo per quelle cose che precedentemente si ho detto, insomma, per le varie cartoline di salute, eccetera. Con le stesse accuse, il signor Ricci, l'ho incontrato nel carcere di Pianosa, mi ha schiaffeggiato, mi ha dato una testata. Ma Riccio perché poi vi accusa di questo fatto? Qual è la ragione per cui Riccio se la prende con voi? Il fatto quale, signor Presidente? Il fatto quale? No, di questo fatto di aver fatto uccidere la vostra moglie, come qual è? Ma il Riccio io non saprei. Che il Riccio... siete incontrati a Poggio Reale? Io signor Presidente, non odio nessuno, non odio né l'incarnato, non odio né il Barra che è stato confusionato tante volte nell'accusarmi, non odio nemmeno il signor Ricci. Semplicemente mi medesimo nello stato d'animo di queste persone. Perché se noi partiamo dalle origini loro e le origini nostre, proveniamo dalla campagna, siamo ignoranti, diciamo così. Io se parlo un pochino, meglio di qualche ignorante, è perché ho fatto molti anni di carcere, perché ho vissuto in ogni aula la mia pena, perché sto vivendo il dramma dei miei figli che tuttora a Poggio Reale, in altri carceri d'Italia, vengono da soli. Sapete come faccio il colloquio? Lì c'è il signor cancelliere che può accertarsi tramite lei, diciamo così, io con chi faccio i colloqui. I miei bambini cercano il passaggio ad un altro familiare di un altro detenuto, così se io ho la fortuna di avere un compagno, un qualcosa, nel carcere farò il colloquio, se no il colloquio non lo potrò mai fare. E io penso che la camorra, se esiste questa o esiste o meno, perché io la camorra la vorrei capire, perché certamente ci sono delinquenti che hanno delle ricchezze e questo e quell'altro, se questo vuol dire camorra vuol dire che è realtà. Però io dico, se un camorrista quantomeno vive di assistenza o vive di qualche cosa, diciamo così, di positivo, almeno io non farei vivere i miei familiari, la buona anima di mio padre, la mia stessa madre che tuttora ha bisogno delle fisioterapie. Sì, ma non mi avete risposto, voglio sapere, Riccio, per quale ragione vi accusa di questo fatto? Sto venendo a Pianosa, Riccio, diciamo così, stava a Napoli al padiglione che oggi si chiama Venezia Speciale e mi ha detto: senti Ciro, noi siamo paesani, a un certo punto se io vengo a Pianosa e ti trovo già là, perché non ci mettiamo uniti nella stanza in quanto possiamo far sì che le nostre famiglie vengano unitamente a colloquio? E io ho detto: beh, se la mia famiglia potrebbe venire, questo non ci sarebbe nulla di grave. Dice: no, la famiglia, tua madre ogni tanto la posso far accompagnare io. A un certo punto della sua detenzione a Pianosa mi ha chiamato in un angolo del passeggio e mi ha detto: senti Ciro, ti sto per dire certe cose importantissime, però mi auguro che tu sappia tenere il segreto. Dico: beh, che sono queste cose? Dici: io ho il desiderio di pentirmi, però naturalmente ho paura per la mia famiglia.
E io gli ho detto, senti, io che posso farci? Hai paura che io dico qualcosa ai detenuti presenti e hai paura di qualche, queste cose qua, insomma, non so. Dice, a parte questo, vorrei che anche tu partecipassi a questo pentimento, in quanto potremmo dire più cose assieme, potremmo, diciamo così, allungare, diciamo così, le deposizioni che faremo insieme. A lui, già allora, ho raccontato il mio dramma della parola camorra e ho detto semplicemente che se avevo qualcosa da pentirmi, non aspettavo quegli anni di detenzione, diciamo così, sofferenze, eccetera, eccetera, ma bensì l'avrei fatto già prima. Gli auguravo tanto bene e tutto questo, diciamo così, è il suo disprezzo, se così si può chiamare, nei miei confronti nell'accusarmi. Ci sono domande? Avvocato, ci sono domande? Dovete esibire altri in modo che verbalizziamo tutti insieme o mi portate la carta alla volta? Esibire voi, dove sta? Vabbè. Signor Presidente, vorrei aggiungere una cosa. La sua istanza del difensore, nulla opponendo il pubblico ministero, si allega agli atti copia dell'ordinanza. Che cosa è questo? Di semilibertà? Dell'ordinanza di concessione di semilibertà del 26-282. Prego, avvocato. A Cuneo in generale. Facciamo. Sì, ho capito tutto. Adesso faccio tutte le domande del caso. Allora, queste domande le facciamo successive su qualsiasi argomento. Primo, se avete mai parlato con Riccio nel carcere di Cuneo? Ah, non ne avevo certamente la possibilità, in quanto, come le ho detto prima, Vabbè, voi rispondete se sì o no, poi dopo parliamo, no, certamente... poi potete spiegare quello che volete. No, non... Facciamo le cose chiare, in modo risposte nette che siamo lì. Quindi non avete mai parlato in nessun modo. Poi, vogliamo sapere, se avevate la possibilità di parlare, già me l'avete risposto, detto che si poteva solo urlare da una parte e dall'altra. Poi, se avete mai parlato con Riccio, va bene che è implicita la prima risposta, ma comunque escludete di esservi incontrato qualche volta con Riccio per aiuto del maresciallo Bellantonio. Voi lo conoscevate, questo maresciallo Bellantonio? Signor Presidente, il maresciallo Bellantonio sembra che era il maresciallo di Cuneo. Non è di Cuneo. Di Cuneo. E quando si faceva delle udienze, naturalmente, del carcere normale, diciamo, della sezione normale, venivano chiamati detenuti normali, ma per le udienze, per il lavoro, perché io... ho lavorato anche a Cuneo, come imbianchino, come cuciniere. Lei si potrà accertare attraverso, diciamo sì, l'amministrazione penitenziaria di Cuneo. Certamente non potevo incontrarmi con il Riccio perché sono proprio due diversi carceri, signor Presidente. E voglio sapere, per andare comunque, a prescindere dal fatto che se è così come dite voi, non vi potevate incontrare, perché non vi facevano incontrare. Ma dico, il percorso che si faceva per andare alle sale colloqui, quello che facevate voi dal padiglione giudiziario e quello che faceva lui dal padiglione invece speciale o penale o come si chiamava lui, era lo stesso, anche se lo facevate separatamente? Signor Presidente, quando si esce dalla sezione, ogni detenuto, almeno per quanto mi riguarda delle sezioni normali, veniva accompagnato. Ora, nel caso fosse lo stesso il percorso, io non lo so perché non ho mai visto la sezione speciale che come è fatta, diciamo sì, se non esteriormente. Nel caso fosse lo stesso, o accompagnano prima il detenuto normale ai colloqui normali, o il detenuto speciale, come si fa a Poggio Reale tuttora? Va bene, questo ho capito. Io volevo solo sapere se era lo stesso, così, non che ci andavate insieme, ma se era lo stesso percorso. No, io posso usare il percorso che ho fatto io, quelle no, volte, può darsi, diciamo, che voi sapevate che due padiglioni stavano in un cortile, poi la strada era la ma stessa. Ma non lo so, perché io... Vabbè, e io questo volevo sapere. Va bene, avvocato? Detto però, quando è stato interrogato. In ogni caso, voi siete stato... contemporaneamente, questo è inutile che ve lo domando se è vero, perché è vero, risulta agli atti, voi siete stato contemporaneamente al Riccio nel padiglione San Paolo, questo è pacifico. Quello che invece l'avvocato vuole sapere, se voi avevate la possibilità di parlare col Riccio in quel padiglione, se avete parlato. Signor Presidente, se ricordo bene, il canale 21, una TV privata di Napoli, l'allora vicequestore Bevilacqua, capo della mobile se non sbaglio, fece una conferenza stampa in quanto arrestarono il Riccio Luigi in una clinica di Pollena, sì, o Massa di Lourdes. Lourdes. Tenevo un po' e io mi ritrovavo al padiglione Avellino, stanza 11, e dissi ai compagni di stanza, caspita, ma questo deve essere pericoloso per fare tutta questa, diciamo così, propaganda alla polizia. Io personalmente all'esterno non l'ho mai conosciuto il Riccio, se non per modo di dire, cronicamente parlando del giornale.
quando sono andato al centro clinico San Paolo per questa affezione intestinale, eccetera, il riccio, da che si sentiva nel centro clinico, dai vari infermieri, dai detenuti lavoranti, eccetera, era isolato, diciamo così, non solo per i fatti giudiziari che l'avevano arrestato, anche per una malattia, non so come si chiamava, plenurite, non so il termine medico come si chiamava, comunque qualcosa di infettivo, qualcosa, diciamo così, che non potevo, diciamo, colloquiare con altri detenuti, ed era cella singola. Poi al centro clinico San Paolo non esiste un passeggio all'aria dove si possa colloquiare nel passeggio, o quantomeno, se esisteva, che io non l'ho mai vista, non si poteva andare con Ricci, perché Ricci era isolatissimo, diciamo. No, ma voi perché poi foste ricoverato? Che avevate quel giorno? Io sono stato al padiglione Salerno di transito, e pochi giorni prima, non so, una settimana, non so, quando ho fatto l'ultimo colloquio con mia madre, mia madre mi parlava della morte del mio fratello di 16 anni, e nello stesso tempo, diciamo così, non potevo affrontare le spese per fare dei colloqui a Bibba Valentia. Infatti, se lei si accetterà, ho fatto un colloquio, due colloqui, tutto il mio periodo di detenzione a Vibo Valentia. E dice, adesso è successa la tragedia di tuo fratello, adesso non posso nemmeno più vederti e tutte queste cose qua. Beh, io il dispiacere, ho preso delle medicine marrona, cose di questo genere. Le ho bevute, insomma, ma quindi mi potevo avvelenare, in poche parole. Un tentativo di suicidio, prendesse delle medicine. Si intende, poi dopo ho parlato con il sanitario del centro clinico San Paolo, perché ho raccontato la mia vicenda umana al sanitario, e lui ha detto, se mi prometti, diciamo così, di rasserenarti, io parlerò con l'amministratore del carcere, insomma, di vedere di poterti fare qualche colloquio, umanamente parlando. Insomma, se tutto questo non è possibile, io non so che farci. Tutte queste ho cose. Capito. Prego. Ma lui ha verbalizzato, non è che io ho detto. Perché ha tentato di uccidersi dopo aver saputo. Bene, anche voi sapete, avete sentito, pigliate appunti pure voi. Certo che avrete. Niente, a questa corte non sfugge proprio niente. Signor Presidente. Il Riccio era ammalato di pleurite. Aveva un pneumotorace spontaneo che non è infettivo, se è questo che volete sapere. No, pare pneumotorace significa. La Corte si riserva, anche perché non era un colloquio ufficiale, se era un colloquio era ristramacchi, il calcio per giocare non ci dirà mai che teneva un colloquio. Era differenziato il Ricci? Se era isolato per ragioni processuali e per ragioni di malattia. Vabbè, questa è la domanda, ho capito. Signor Presidente, un'ultima domanda, se posso farla. Sì, certo, un'ultima risposta. Io quando sono uscito il 13 giugno 78... e mia moglie, diciamo così, conviveva con il Sartori Salvatore, sembra, che ha concepito una figlia. Se questo può servire, che il Sartori potrebbe testimoniare se io ho mai molestato lui, la sua famiglia, un qualche cosa del genere, diciamo così, perché sono stati 5 mesi e non un giorno fuori. Pertanto ho vissuto a pochi metri da tutto questo detto. Dramma familiare. Ora, ecco, io se l'ho detto in apertura del mio interrogatore, se l'ho detto... Vorrei sapere se sono un cornuto o un guappo. Mi riferivo proprio a questo. Io dovrei capire una volta per sempre a mie figlie cosa devo dire. Il padre chi è? Che vita vuole fare in futuro? Se tutto questo disciplinarsi in carcere da molti anni non è servito a niente, il dedicarsi alla poesia, il lavorare, il sentirsi assolto come nella corte di assise di Pisa, quando il dottor pubblico ministero cominciò con l'arringa di omicidio d'onore, la cambiò all'ultimo, estrainandomi con formula piena e assorbendo con insufficienza di roba gli altri per tutta un'altra tesi, diciamo così, di accusa. Ecco, io vorrei dire una volta per sempre ai miei figli, che uno addirittura è giovanotto, diciamo che ha 16 anni, tramite lei, senz'altro, io rispetterò il suo verdetto, o di colpevolezza o di innocenza. Ma, cioè, posso dire una volta per sempre, Gesù? Vabbè, cercheremo di scoprirlo, di accertarlo. Allora... Posso andare? Sì, prego. A questo punto, sì? Leva, portatemi un'altra volta Gentile di Leva. Viene richiamato Gentile di Leva. La prossima udienza è il giorno 8, dove cominceremo l'esame dei testimoni. Sì, e poi il giorno 10 verrà incarnato come teste. Ha incarnato... se volete non venire altri giorni, scegliete quando volete, però il 10 dovete venire perché siete testimone. Per l'omicidio.
Ah. Dunque, secondo il cadavere, Raffaele Cuto, considerato Raffaele Cuto, il suo principale nemico, per questo non precisava in cadavere, proprio non farlo, le formule venivano accusate. Allora, voi che volete dire? Sì, sì, che Incarnato ha detto, no, non si ricordava il mio nome. Beh, sì. No, guardate un po', ecco qua, no? E pure il nome degli altri non si ricordava su questi saggi. Poi vedete il Riccio, a me quando mi ci accusa, proprio nell'ultimo interrogatorio, l'86 su questo mancato omicidio, signor giudice. Io l'86 ho avuto questo dopo... Dopo di più di due anni. Il quale chiede di poter che sia allegata agli atti copia, ma questa è l'ordinanza di rinvio. Sì, sì, abbiamo fatto già il processo, non si è riuscito a soldi il 29 febbraio. Copia dell'ordinanza di rinvio a giudizio. Sì, quanto di rinvio? Beh, del. Non so di che data è questa sentenza, contro Cutolo, Cutolo Raffaele più 13, è relativa all'omicidio di Fabrocino, a riprova del fatto, avvocato mi aiutate a capire che cosa serve questa produzione, io non sono riuscito a capirlo bene, forse sarà allora tarda, ma non vorrei scrivere una cosa inesatta. E questo l'ho capito, in questa sentenza che risulterà. C'è la prova in questi atti che già precedentemente il pentito di Incarnato aveva fatto nome e cognome accusando e abilitando fatti specifici al rilevo. Il Riccio a me qua mi accusa l'86, non l'84, signor Presidente. Ma vi accusa di che? Di questo coso qua? Sì, sì, di questo coso, 86, non 84. Che nell'84 non le parlò proprio di no, questo coso. No, su altre persone. Ma in effetti mi sto usando come gioco, avete capito no? Dunque, a riprova del fatto che Incarnato a quell'epoca conosceva il suo nome e non lo fece. No, è che Riccio... Non fece il mio nome nell'84 per Fabrocino, ma lo fece nell'86. Ciò a conferma che mi hanno usato una volta o l'altra secondo i loro comodi. Che altro diceva? Corre che il giorno in cui è avvenuto il delitto del quale sono imputato, ma voi eravate a San Gimignano dove? Fuori al carcere, che facevate? E che è questo fatto della traduzione che state dicendo? Ricordo, io fuori al carcere, che è entrato detenuto. Non lo ricordo, portavano i carabinieri con una macchina, perché il Riccio dice che io stavo con lui qua. Dunque, che il giorno che io mi trovavo, come ho detto, sotto al carcere di San Gimignano, ed assistetti alla traduzione presso detto carcere di un detenuto che non so però chi fosse. Allora questo diamo al segretario per allegato. Va bene, potete andare. Prego. Allora si rinvia in prosieguo al giorno 8.